Ragazzi, siamo qua di nuovo. Per molti magari è una delusione, però è bello essere qua di nuovo sempre con Federica e Veronica, che sono sempre in collegamento rispettivamente. Federica sicuramente adesso è tornata da poco dal funerale di Miura, perché c'è stata Vabbè, questa lasciamo stare, triste ma non è. situazione. L'abbiamo dovuta spedire chiaramente a Kyoto improvvisamente. Veronica ha appena fatto il richiamo del vaccino, infatti sta prendendo varie reti 5G, anche 6, insomma, no, senza problemi. E abbiamo Matteo. Matteo è un pezzo della nostra storia, io almeno della mia, nel senso che quando ho cominciato a smettere di leggere Macworld e applicando, io mi collegavo sempre con la pagina di Mac City, forse si chiamava, io ho sempre detto Macity, e dove Matteo scriveva, e scrive tuttora, penso, spero, se non l'hanno cacciato, può anche darsi. Però, Sì, scrivo anche su, scrivevo anche su Applicando, quindi in realtà è stata una continuazione. quindi, insomma, io lo abbraccio virtualmente, ma io l'ho già letto non so quante volte a proposito di porte scasi, cioè all'epoca erano letture amene, insomma. Però oggi parleremo di font proprio, cioè, un tributo alla grafica che propaghiamo. Io spero che anche Antonio Filigno sia con noi, perché con lui abbiamo cominciato questa deriva verso la grafica. E ho voluto anche, insomma, esemplificare con un Alexander Rodchenko, costruttivista russo, con il suo manifestino che diceva appunto libri da ogni ramo della conoscenza, come si legge chiaramente, insomma, dalla scritta, insomma. Quindi è inutile che ripeto. Prima di dire tutte queste belle cose, chiaramente, ecco che mi ero scordato di condividere il mio di schermo, chiaramente c'è sempre un attimo di dimenticanza. Io vi ricordo che vi trovate all'interno del Vacom User Group Italia, ma lo sapete già, altrimenti non potreste vederci, chiaramente, che io adesso vado a ricaricare, e se lo ricarichiamo dovrebbe esserci questo fenomeno fantastico per cui noi vediamo, ecco, è andata bene anche stavolta, dovrei dire, vediamo noi stessi e vediamo soprattutto qui questa cosa inusuale che vi faccio notare che non c'è mai stata prima, magari così cattura un po' il vostro interesse, che è questo link su cui, se voi fate un bellissimo click, vi ritrovate in questa pagina graficamente discutibile, però è importante perché voi dovete farci un click e a quel punto siete promossi a vedere, c'è cioè un ringraziamento. Tutto il vostro conto in banca non esiste più, però no, non è vero. In realtà, almeno noi vediamo chi siete, nome, cognome e avatar, che oggi, come insomma, è il minimo per andare in giro su Facebook. Ragazzi, vi ho già detto che è bello essere qui, e lascerei subito. Vedete, molto frettoloso. Lascio tutta la palla in mano a Matteo, che ci spiegherà. In questo caso lui ci farà proprio una lezione vera e propria, una lezione, una chiacchieratona, così un pourparler. E anche voi magari potete partecipare, soprattutto, insomma, aspettiamo le vostre domande sui font, cos'è un font, che cosa intende, Se è perché maschile o siete qui. femminile? Perché Soprattutto. no? Perché no? Sì, perché c'è questa diatriba dell'un font e una font che è O terrificante. questa Questa diatriba. diatriba. No, allora, Questa è greco, diatriba. quindi è diatriba. Ok. Che poi adesso L'accento sulla. assume anche valenze politiche sulle quali non voglio entrare, però effettivamente adesso diventa più delicato stabilire maschile, femminile, Ah, perché eccetera. c'è la. Sì, bisogna stare attenti alla cancel culture, queste cose qui. Non vorrei. Mi cancellano il Come Comic Sans. Non vorrei. parliamo anche del Comic Sans, Ma anche no, fai tu, non ti voglio. parliamone male. Me lo sono tenuto per te il Comic Sans, però ne parliamo tra un po'. Che carino, va bene. Io
accetto tutto da Matteo, no? Non c'è problema. È che ci sono un sacco di ferramenta in Comic Sans che sono lì che aspettano di sapere il loro destino. E un sacco di bar in Papyrus che aspettano di... Beh, è una pasticceria in Impact. A me piaceva l'Algerian ai miei tempi, però... Va bene. Sei delicato tu. Beh, allora... Partiamo da questo sesso imperfetto che ha il nome Font, che poi il nome Font, che significa in italiano, si può tradurre con carattere, quindi è il carattere italiano, potrebbe essere maschile, e in realtà deriva da è un nome che è stato coniato poi nel tempo e dovrebbe significare fuso, perché all'epoca, quando è stato coniato il Font, verso la metà del 1500, se non mi sbaglio, questo nome Font è stato coniato, è dato proprio dal fatto della fusione dei caratteri. La fusione dei caratteri che, della storia che raccontiamo oggi, parte dal 1455, quando il signor Johann Gutenberg, che era, tra virgolette, un orafo, non so se lo sapevate, era un orafo. E il fatto che lui poi... Cosa? Una persona precisina, volevi dire, insomma. Sì, una persona che tra l'altro aveva la capacità di creare i punzoni che poi sarebbero stati utilizzati per quanto riguarda la stampa. La storia parte dal Gutenberg e prende atto su un sacco di avvenimenti che non sono per lo più sconosciuti. Allora, a me fa molto piacere essere qui oggi. Intanto, innanzitutto devo ringraziare di essere qua, che sono molto onorato. È anche un po' nervoso. Poi, no, ma non c'è motivo. È più Gutenberg che deve tenere adesso quello che diremo. Tanto il nervoso te lo facciamo passare con le cavolate che sentirai da partire dai prossimi 10 secondi. Abbiamo già dato un piccolo saggio della nostra esperienza poco tempo fa. Allora, io ho insegnato per anni allo IED e devo dire che, nonostante io consideri questi argomenti, o meglio lo studio della scienza che sta dietro le font, la scienza della storia che sta dietro le font, estremamente importante per chiunque faccia il lavoro del grafico, anche se in realtà andrebbe anche per chiunque altro, perché comunque un'arte come tanti altri, devo dire che ho trovato negli anni spesso non tanto ignoranza, perché comunque le cose le sapevano, però una superficialità molto accentuata. Cioè, molti degli studenti che ho avuto non avevano la giusta comprensione di quello che la scelta di una fonte. Molti di noi si sono formati in maniera molto autodidatta, e quindi i font che si sono ritrovati davanti, magari, insomma, io ho usato per 10 anni il Times, poi ho visto che ce n'erano degli altri, ma insomma, non è che subito c'è stato qualcuno che dice: guarda, devi fare click lì. Quindi, insomma, è comprensibile, volevo spezzare una lancia o un punzone, insomma, per tutti i grafici improvvisati. Prego, prego. Perché nella storia dei font, tra l'altro, io ho scoperto, poi negli anni mi sono sempre informato, ho seguito. Io oggi faccio il consulente informatico, però sono diplomato stampatore, quindi il mio background è molto molto classico. Devo dire che anche stampare su una Heidenberg, come ho fatto pure su una Stella, se qualcuno di voi insomma, la conosce, la macchina meccanica, è stata un'esperienza incredibilmente bella, nel senso che la Stella è una cosa grande, come larga come 2 o 3 persone. L'Heidenberg, la 4 Castelli Heidenberg, era lunga 20 metri e mi ricordo che sono dimagrito molto andando avanti e indietro tra i castelli. Infatti all'epoca avevo un figurino che era molto molto invidiabile. Devo dire però che la storia dei caratteri è una cosa estremamente affascinante, che non va ben al di là di quello che è il mero design. Ma intanto io faccio vedere un po' di stelle della Heidelberg. La stella. Non so adesso, però mi piace questa, allora diciamo che vi faccio vedere questa più che altro. Prego, prego, sì, tu intanto di allora, volevo dire che ai contorni anche di alcuni romanzi, perché ad esempio la storia di carattere, non so se lo sapete, ma ci sono aneddoti molto interessanti sul fatto, c'è anche del sangue, c'è del giallo,
ci sono delle controversie, ci sono delle liti, ad esempio. Se partiamo dal Gutenberg, ad esempio nel 1455, il Gutenberg ha avuto il merito di... cioè è dato come il papà dell'arte della stampa. Detto fatto, però, il Gutenberg non è stato quello che ha inventato l'arte della stampa, è stato quello che ha capito che... bella questa cosa qua... è stato quello che ha capito che effettivamente la stampa a caratteri mobili, cioè spezzettare una tecnologia che si chiamava xilografia, che era già presente ad esempio da quasi un millennio, specialmente in Asia, era molto più produttivo. E tra l'altro lui ha avuto questa fortuna, ha avuto anche un po' di soldi, soprattutto di successo, perché la Bibbia così stampata, se non mi sbaglio, all'epoca il successo incredibile per 180 copie. Oggi 180 copie, se uno vende 180 copie di un libro... Una bella tiratura, devo dire. E ci ha messo 3 anni. La stampa digitale a quel punto, no? 180 copie. Sì. C'era 3 anni per fare 180 copie e ci ha messo un periodo troppo lungo, tanto che il suo socio, se non mi sbaglio, un certo Fust, che era suo socio in affari, che la storia non riporta, o meglio, riporta solo per gli appassionati, ma questo Fust praticamente l'ha citato in giudizio e ha voluto i soldi che gli ha prestato, tanto che a un certo punto Gutenberg è andato in disgrazia ed è stato anche esiliato dalla sua città dove era, mentre Fust ha fatto i soldi. Fust con un altro socio, che poi tra l'altro ha avuto l'inciuccio, perché sembra che quest'altro socio sia sposato la figlia, eccetera, ha fatto insomma i soldi ed è stato molto importante. Quindi Gutenberg non ha in realtà inventato niente, ma ha avuto la brillante idea di che è stato quello di spezzettare una tecnologia che c'era già e di dare al popolo, quindi al vulgo, quello che era la capacità di creare dei libri quando prima i libri, se uno voleva un libro, andava da un prete o da un frate, da un frate, glielo raccontava e il frate lo scriveva. Quindi se uno voleva 10 copie di quel libro, doveva raccontarglielo 10 volte. È stata una cosa incredibile dal punto di vista dell'umanità, perché prima effettivamente non c'era la possibilità di creare, di condividere la cultura, dopo invece c'è stata. Infatti già dal 1550, quindi un centinaio d'anni dopo, la stampa si era diffusa in tutta l'Europa, specialmente. Devo dire che se anche, perché non so se voi avete notato, ma io ho un piccolo accento di... io vivo a Milano adesso, però ho un accento di Milano Est. Tedesco. Ah no, Milano Est. No, pensavo... A forza di leggere, di studiare Gutenberg, cioè avevi assunto, oppure Fius, no, non lo so, avevi assunto l'accento. Perché in realtà in Italia la prima tipografia la prima tipografia che ha avuto un successo interessante è stata a Venezia, data da Aldo Manunzio, che è stato editore classico che ha avuto un successone. E anche qui effettivamente si comincia a creare un po' di storia, perché Aldo Manunzio è stato anche lui molto interessante dal punto di vista come si può dire, dal punto di vista economico, di imprenditorialità, perché ha creato il primo editore classico, il primo editore in cui uno andava lì, gli dava il manoscritto e lui lo stampava. Però all'epoca non era come adesso, nel senso che io non era proprio la stampa on demand, era un pochino prima, insomma, sì. Leggermente era sì, on demand forse è un tantino, diciamo, avventuroso come termine, però insomma, ci sta, ecco. Anche perché all'epoca, seppure ci fossero altre tipografie, perché poi la tipografia si è diffusa sicuramente in Germania, ma anche in Francia e in Inghilterra, all'epoca ogni tipografia era un'opera estremamente artigianale, nel senso che non c'era ancora un commercio come c'è adesso, nel senso che, ad esempio, se io sono un cliente finale, vado da Atos e gli dico: Atos, mi devi fare un libro. Lui sceglie un carattere, un'impaginazione, sceglie un software, che poi vorrei sapere anche qual è il software con cui faresti i libri Atos. Ma questo è un altro. Ma chiaramente con Affinity Publisher. Cioè, okay. La domanda è facile. Vabbè. Mi piace. Allora, però potrebbe, alla fine potrebbe essere, facendo un PDF, potrebbe essere lo stesso libro che fa un altro grafico. Russo, ad esempio, che usa lo stesso carattere, più o meno lo stesso software, ma che non è significante il software,
ma dall'Italia al russo potrebbe essere un libro estremamente simile. Invece una volta non succedeva così. In quegli anni ogni tipografia aveva il suo, detto oggi in termine un po' scurrile, punzonaro. Nel senso, un qualcuno che gli faceva i punzoni. E questo qualcuno tipicamente aveva così tanto lavoro che lavorava solo per quella tipografia là. Poi non è che ce n'erano tantissime tipografie. Quindi mi stai dicendo che il responsabile del disegno del font alla fine era l'ultima ruota del carro della tipografia, o no? Cioè, punzonaro. Allora, sì, ma è punzonaro un termine che mi sono inventato io, non so. Io lo stavo cercando sul congresso americano, infatti non veniva fuori, ma va bene. No, era un dava l'idea dell'impronta vera che aveva la tipografia, nel senso che se io dovevo fare un libro e andavo a Venezia da Manunzio, mi beccavo quel tipo di caratteri, che erano due o tre, non di più, disegnati da un certo Francesco Griffo. Questo Griffo era un personaggio particolarmente eccentrico e si narra, la storia narra che fosse particolarmente focoso. Focoso nel senso che era, cioè lui era un grande artista, bisogna dire che effettivamente ha dato un'enorme mano alla creazione dei caratteri. Ora, non so se lo sapete, ma la forma, diciamo, più antica del carattere, perlomeno del carattere maiuscolo, viene dall'antica Grecia, dall'antica Roma, nella colonna traiana, in cui alla base della colonna traiana c'è un disegno, ci sono delle scritte, e idealmente il romano, viene proprio detto per quello, trae l'ispirazione proprio dalla base di questa colonna traiana. Francesco Griffo è stato quello che per primo ha inciso in maniera seria, ha dettato delle linee grafiche per quanto riguarda i caratteri. Tra l'altro il Griffo è stato anche il primo che ha creato il carattere corsivo, quello che oggi si chiama italico, proprio la base della colonna traiana. Sì. Eccola qua. Che tra l'altro io bell'inizio. Una volta sono andato a Roma in visita proprio per vedere la base della colonna traiana e fare le foto, poi godermi i caratteri. In realtà ce l'hai a 10 metri e non si vede praticamente niente. Eh sì, è vero. Purtroppo è un po' sbiadito. Sì, è un po' sbiadita. Perché l'italico è stato fatto, l'italico che ha preso proprio questo nome nel mondo, proprio perché è stato inventato a Venezia, è stato fatto sotto richiesta di Manunzio, che si era accorto, ora io non lo so, la storia parla di un'esigenza romantica di poter dare a più persone dei libri, quindi li faceva più piccoli, costavano meno, scritti in italico, risparmiava anche sull'inchiostro, quindi abbassava il prezzo e poteva dare più. Secondo me, per come la vedo io, è stata un'operazione di marketing, una delle prime operazioni di marketing, che ha detto, invece di venderne 200 copie, ne vendo 400 copie se costano la metà, quindi in realtà ne vendo di più, mi faccio più pubblicità. Però non lo sa nessuno, siamo intorno al 1500, insomma, di questa cosa là. Bene. Poi c'è stato il fatto molto curioso che, e qui si capisce anche poi l'importanza che ha avuto il Griffo nella storia, eccetera, del fatto che Griffo e Manunzio hanno litigato. Litigato perché sembra che questo Griffo fosse intrattabile, e lui voleva mettere le mani dappertutto, lui voleva mettere bocca dappertutto, invece Manunzio gli diceva: te fai il tuo lavoro, i caratteri, che all'impaginazione, alla stampa ci penso io. Insomma, po' come è andato prima con Fuse e Gutenberg, che poi gli ha richiesto i soldi, poi Manunzio sì, ha fatto la brutta. Qui la fine è completamente diversa. State attenti ai soci che vi scegliete, perché la storia della grafica, come vedete, insomma, non è facile. Beh, i grafici comunque sono sempre sotto pressione fin dall'antichità, vedo, quindi ci sono. Sì. Beh, comunque, insomma, dopo 500 anni, vedo che quello che è successo a Sanremo l'anno scorso, vedo che comunque la lotta tra artisti c'è sempre, quindi anche quella che c'è stata tra, come si chiama, Morgan e... Bugo. Quindi, bella questa citazione qui, incrociata, Gutenberg, Fius, Manunzio, Morgan e Bugo, è fantastico, mi piace. Vai, però all'epoca Manunzio gli ha dato ben servito, gli ha detto: senti, se vuoi, insomma, se non ti va come stappo io, piglia e vai da Gutenberg. Era esiliato fuori da qualche parte. E tra l'altro, allora, Griffo che cosa ha fatto? È emigrato in Francia, è andato a Lione,
E visto che all'epoca non c'era internet, lui cosa ha fatto? Ha preso un socio e si è creato la sua tipografia a Lione e l'ha spacciata per le edizioni Manunzio. All'epoca le edizioni Manunzio venivano esportate in tutta Europa, avevano un successo incredibile proprio per via della qualità dell'arte, che era comunque un'arte molto ricercata. Anche la nobiltà, in particolare francese, che vedeva queste edizioni italiane, piaceva molto e insomma aveva un certo appeal. E questo Grifo ha detto: sai com'è, io mi invento il nome di Manunzio e le spaccio come edizioni Manunzio. Ci ha fatto un po' di soldini, non tanti, perché qui poi si vede anche il fatto del giallo, perché il karma è probabilmente... incredibilmente ferrato su quanto ci hanno guadagnato tutti quelli che hanno lavorato con i font. Ma perché sono un consulente, sei un consulente, però... giustamente. Allora, segnatevi, prendete appunti, prego. Però non solo, non è solo una questione di soldi. La cosa di Grifo non è durata tanto, ma è durata abbastanza da comunque litigare anche lì a Lione con il suo team interno, e sembra che Grifo sia morto impiccato perché è accusato di aver ammazzato il genero. Accoltellate, tra l'altro, accoltellate. Quindi diciamo che questo... all'epoca non è che gli potevano sparare, cioè, pensavi, no, con però... i punzoni, cioè... che è normale, chi lo sa. Comunque, insomma, la storia riporta questo, ma l'importanza del Grifo, oltre al fatto di aver creato il design di font molto, molto particolari, come il De Atena, ad esempio, che è stato, che poi c'è stata una riedizione verso la fine degli anni del Novecento di questo De Atena, e il Grifo, insomma, ha dato la prima impronta. La casualità ha detto che in un'altra tipografia, sempre francese, un giovane stampatore, che era poco più di uno stagista, ha trovato una di queste edizioni pirata del Grifo e se n'è innamorato, perché gli piaceva molto, non aveva mai, cioè, essendo uno giovane stagista, probabilmente non aveva avuto i soldi per comprare un'edizione Manunzio originale, perché costavano tantissimo. Mentre queste qua del Grifo erano più economiche, gli è venuta in mano e gli è piaciuta tantissimo. Questo è un giovane, diciamo, giovane di belle speranze, si chiamava Claude Garamond ed è stato... grande Garamond. È conosciuto che ancora ad oggi, e questa è una definizione tutta mia, ha creato quello che secondo me è il carattere perfetto. Ora, questa cosa è parecchio presuntuosa, però io ritengo che il Garamond non sia il carattere più leggibile, non sia quello più economico, non sia quello più appariscente e sicuramente non è quello più pacchiano, però è il migliore come equilibrio ed armonia di tutti i caratteri che poi ho visto successivamente. Detto fatto, nella storia praticamente 99% dei caratteri graziati che sono stati creati successivamente devono qualche cosa al Garamond in qualche parte, per cui devo dire che questo Claude Garamond, e mi dispiace un po' che sia francese, devo dire che ha avuto il suo grande grande merito. Il Garamond, tra l'altro, è stato ha continuato quella che è stata la tradizione del Grifo, perché il Grifo, vi ho detto che ha inventato, tra virgolette, sotto pressioni del Manunzio, ha inventato il corsivo. Il Garamond è stato il primo che ha messo tondo e corsivo insieme nella stessa composizione, usando il corsivo come enfatizzazione di un particolare senso della frase. E oltre a questo, che secondo me è un dettaglio, il Garamond ha avuto un incredibile talento, un talento che per certi versi si è visto solo 400 anni più tardi, dopo, quando è arrivato Eric Gill, che ha creato il Gill Sans. Però prima del... se permetti, io mi ero preparato così, ma come guida, diciamo... una cosa del genere, che la tavola periodica dei caratteri tipografici, dove vediamo che, ecco, il Garamond più o meno si vede la freccia, si trova in questa posizione. Ci sono delle classificazioni, no? Ne avevamo un po' parlato, innanzitutto tra caratteri
graziati e caratteri disgraziati, perciò non saprei. Abbiamo parlato, ci sono gli egizi, gli script, insomma, se vuoi cogliere allora, questa, la classificazione dei caratteri è sempre una di quelle cose, è come l'alchimia, cioè la trasformazione del piombo in oro, che è una cosa che tutti quanti parlano, tutti pensano di sapere, ma alla fine nessuno può dare una classificazione a una cosa del genere, perché in particolare dopo il 1984, quando è nato sostanzialmente il desktop publishing, quindi si è digitalizzata l'arte di impaginare, di fare grafica, penso che sia impossibile classificare, perché oggi veramente al costo di, credo, 150 euro, uno si acquista un software per fare i font, disegna veramente con la penna su questo font, crea un carattere, lo chiama il mio carattere perfetto, e quel carattere è inclassificabile. Ci ha provato, se non mi sbaglio, Lo ha fatto anche Garamond, non lo ha fatto con un software, ma insomma ci è riuscito. Garamond, sì, all'epoca veramente Garamond è stato veramente bravissimo, perché poi Garamond aveva anche notevoli doti di scalpellista, ecco. È stato bravo. Comunque, per la classificazione dei caratteri ci ha provato Aldo Novarese, piemontese, se non mi sbaglio, verso la metà degli anni 50. Non sono sicuro al 100%, ma deve essere tra in quel periodo lì, che ha fatto la classificazione del carattere in base al tipo di grazie, che ha un che ha un carattere, anche se Aldo Novarese ha dichiarato la sua sconfitta, perché esiste il font Optima, che non può essere classificato in nessuna parte. Eccolo qua, è questo. Non ha grazie, cioè, sì, lì c'è la O che non dice niente, però se si guarda l'ottima, che è di Hermann Zapf, che era ma ha fatto anche il Palatino, ad esempio, un altro font. Palatino, ad esempio, è diventato famoso perché è stato scelto, era già famoso prima, però in larga scala, perché è stato scelto da Apple nei primi 10 font di iOS, quando poi hanno introdotto i fantastici primi 10 font di iOS, che sono stati alla base, ragazzi, della nostra prima uso del Mac. Che bello. Io usavo solo il Cairo. Mi ricordo, comunque lasciamo perdere. Comunque, insomma, l'Optima è un carattere che non può essere classificato proprio per natura, perché è un carattere bastoni con le grazie, o meglio, si dibatte se l'Optima abbia o non abbia le grazie. In realtà Zapf è stato un piccolo genietto, un signore che ha cominciato in tipografia, però non come creatore di caratteri, ma come, se non mi sbaglio, lui curava le foto in tipografia verso la metà degli anni 50. Insomma, tra il 30 e il 50, il 900, è stato un periodo d'oro per il font, perché sono nati un sacco di artisti. Sì. E questo Hermann Zapf, che poi faceva parte, anche lui era stato sotto l'ala di Stanley Morrison, su cui torniamo tra poco, ha creato questo font e ha lavorato soprattutto non tanto sulle grazie pronunciate, ma sulla base del bastone, quindi dell'asta di ogni font, curvando la base. Ecco, curvando la base si crea un buffo effetto ottico che sembra che il font abbia le grazie. Detto fatto, l'Optima è la dimostrazione stessa che non ci può essere una vera e propria classificazione dei caratteri. Adesso voglio dire a buon Atos, prendi un bel testo in Optima, muoviti, forza. Tra l'altro sono contenta, perché il Garamond è da sempre il mio carattere preferito, e quindi mi sento molto figa in questo momento. Qual è quel manga che non viene composto in Garamond oggi come oggi? Tutti in Garamond. Tra l'altro vi posso dire che noi che viviamo adesso, o comunque insomma noi che siamo parte di questa e non so se si possa ingrandire, perché bisognerebbe ingrandire la base di un bastone. Aspetta. Aprila da un'altra parte, un'altra finestra. Ecco qua. Allora, dimmi che cosa vuoi vedere. Basta anche che vedi là,
Sì, aspetta, la vedo meglio di qua, mi sa. Sì. Anche la T, ecco la T che c'è lì. Allora, la T si vede, ecco, che la base è leggermente arrotondata, per cui quell'arrotondamento lì, anche ad esempio vedi la parte alta della G, si allarga e sembra che accolga le grazie, anche se poi le grazie però non ci sono. Finge le grazie. È carino. E anche nella P si vede molto bene. Sì, anche nella P. Stavamo parlando prima, non mi ricordo più. Sì, ma è normale, guarda, non ti ricorderei continuamente. Un sacco di cose. Stavo parlando del Garamond, che tra l'altro noi che viviamo in quest'epoca digitale siamo fortunati, perché sembra che fino al 1960 nessuno sapesse qual era la forma del Garamond originale. Essendo comunque una font che ha 500 anni, chiaramente ne sono state create n.000 versioni, ognuno la spacciava come la più originale e la storia si è un po' persa. Però solo nel 1900, se non mi sbaglio nel 60, è stata una giornalista donna che ha per prima dimostrato che un particolare tipo di Garamond è andato a era quello insomma originale, quindi oggi riportiamo il Garamond come era originale. Del Garamond è diventato molto famoso, ad esempio, la versione di Apple, l'Apple Garamond, che ha contraddistinto tutto il marketing di Apple nei primi, credo, 20 anni. Sì. E è diventato anche del Simoncini Garamond, che era il mio preferito. Che è del 1960, è una ricercatezza del Garamond, perché toglie alcune grazie ed è stata un'operazione molto coraggiosa. Adesso non mi ricordo chi è l'autore del Simoncini, ma è comunque una font molto recente. Ed è stato diventato famoso anche l'Adobe Garamond, che in realtà gli dà più un tocco all'egiziana, cioè trasforma il Garamond in qualcosa di più geometrico, è un misto tra il Times New Roman e qualche spunto di egiziano, però avendo comunque l'impronta del Garamond. E devo dire che anche quello è diventato molto famoso perché Adobe l'ha spinta molto, era uno dei font installati con i vari Photoshop, Illustrator, eccetera, anche negli anni 80 e 90. Io ricordo di aver sentito dire, ma probabilmente è anche vero, che la Adobe, quando cominciò a commercializzare i suoi font ripresi appunto dagli originali, Garamond, Bodoni, eccetera, eccetera, si comportava così, andava al museo in Francia, non lo so, dell'arte, della manifattura, dell'artigianato, e chiedeva: mi apra quella teca, e gli davano il libro originale in cui era composto e riprendevano proprio tutte le assi di costruzione finché non ricostruivano effettivamente il font originale. Io non so come si sono mossi, però penso che qualcosa potrebbe di vero anche ci essere. Sia, insomma. Potrebbe anche essere. Devo dire che comunque la costruzione di una font è un'operazione estremamente complessa. Ne avete parlato anche qualche settimana fa, della natura di queste font. Ed è molto complessa, ma parecchio di più di quanto si pensi. Anche perché poi la leggibilità che dà una font è un'operazione estremamente... Cioè, il giudizio sulla leggibilità è una cosa molto intima, che poi ogni utente deve valutare per sé. Per cui il designer si trova di fronte a un grande dilemma nel quello che è il giudicare il proprio lavoro. Oggi è relativamente facile perché ci sono i software, però pensate a 500 anni fa, ai tempi del Garamond, quando lui aveva disegnato tutti i punzoni e poi faceva una parte di stampa e diceva: no, secondo me le lettere sono troppo larghe, bisogna rifarle tutte quante. Cioè, era e continuavano, no. Però per giudicare o presumere giudicare l'arte della stampa non si può non nominare quello che è stato non solo il personaggio più importante di tutto il Novecento, ma secondo me un personaggio che può essere tranquillamente affiancato al Gutenberg, al signor Johann Gutenberg, per quanto riguarda l'importanza in senso biblico per quanto riguarda la grafica, che è Stanley Morrison. Giovane rampollo nato alla fine degli anni Novecento, creatore, o meglio, supervisore del Times New Roman, font che in realtà è nato dalla penna di Victor Lardent, di cui non si è più sentito parlare, nessuno ha più sentito parlare, mentre Stanley Morrison è diventato una persona molto prima di oggi, no, non ne avevo mai sentito parlare, ti assicuro. Comunque, beh, adesso credo. Lo conosci,
Quindi sì. Stasera, quando andrai in discoteca, stasera, che è venerdì, vai in discoteca, certo. E ti diranno, ma tu lo conosci l'ardente, tu? No, ma io in discoteca, appunto, ci vado sempre proprio per parlare di Stanley Morrison. E qui abbiamo lui, immagino, no? Hai detto... Non so se hai cercato... Stanley Morrison, sì. Stanley Morrison. Stanley Morrison era una personalità un po' come il Griffo, però più eccentrica, cioè meno focosa e più eccentrica. Sì, molto detto meno focoso, vedo. Stanley Morrison è stato fondamentale, un po' perché vabbè, il Times ha dato una direzione precisa alla creazione delle font, da lì in poi... Poi è stato il papà, diciamo, artistico anche di Gil Sans, del Johnstone... di Hermann Zapf e anche di molti altri, ha partecipato anche in parte dell'Elvetica, su cui torniamo più tardi, come ti ho anticipato prima, c'è un piccolo giallo, ma lui ha scritto un libro che si chiamava First Principle of Typography, cioè i principi della tipografia. Ora, già il nome di per sé è importante. Io vi leggo il tratto, perché lo leggo perché in realtà, a parte che sarebbe presuntuoso ricordare la memoria, però lo leggo perché da solo vale il prezzo di questo streaming. Allora, l'arte della tipografia... L'arte della tipografia consiste nel disporre correttamente gli elementi di stampa in vista di un obiettivo ben definito. Siamo nel 1929, qua, se non mi sbaglio, 29-30, quando esce questo libro, quindi l'arte della stampa è l'arte, cioè non esiste la grafica senza la stampa, non sono due cose indistinguibili all'epoca. Sì. Nel comporre i caratteri, nel ripartire gli spazi, nel disporre la composizione in modo da facilitare al massimo lo sforzo del lettore e la sua comprensione del testo. E qui è piuttosto complesso, immagino che chi la sente per la prima volta è piuttosto complesso, però definisce il lavoro del compositore, più che dello stampatore, del compositore. Già qui ci saranno una quantità di grafici che... ecco cosa dovevo fare, cioè, avranno avuto un attimo di rivelazione. Ma qui arriva il difficile. Allora, lui dice, l'arte della tipografia è facilitare al massimo lo sforzo del lettore e la sua comprensione del testo. Quindi lui dice, il lavoro del compositore e ovviamente di conseguenza anche dello stampatore è quello di trasportare il messaggio dall'autore del messaggio al lettore. Quindi il grafico, per l'epoca, che era il compositore, è una specie di caronte che trasporta e basta. E poi continua. Questo lavoro non è estetico se non accidentalmente, poiché il piacere degli occhi è raramente la preoccupazione principale del lettore. E questo è che, qualunque sia l'intenzione, ogni disposizione tipografica che si frapponga tra l'autore e il lettore è sbagliata. Ora, questa frase è stata scritta in un libro che si chiama Principi della tipografia, da un personaggio che è diventato strafamoso ed è additato, come gli esperti del settore, come il più importante del Novecento e chiaramente di tutto quello che è l'ambito della tipografia. Quindi un personaggio del genere, che non è il fruttaruolo sotto casa, che mi dice, qualsiasi composizione tipografica, ma portata ai giorni nostri, sostanzialmente la qualsiasi composizione grafica, sì, che si frappone tra l'autore e il lettore, è sbagliata. A questo punto il grafico di oggi si dovrebbe porre la domanda. Sì. Questa è una cosa che io ho posto varie volte nei miei studenti dello IED, ma ho avuto il vuoto più assoluto. Qual è il lavoro del grafico? Ci siete tutti, vero? Cioè, no, cioè, per favore, no, non fate come gli studenti di Matteo, cioè, cercate un attimo di mantenervi. Qual è il lavoro del grafico? Qual è il lavoro del grafico? Allora, il lavoro del grafico oggi arriva il fruttaruolo e dice, io ho un negozio di frutta e voglio un poster che mi dica, oggi vendiamo le pesche a 1,99. Me lo fai, me lo stampi, io lo appiccico sulla vetrina. Ecco. Questo sostanzialmente è il lavoro del grafico, detto in maniera volgare. Sì. Però da qui poi si cresce e si va a mille altre cose. Oppure quello di creare il libro, oppure il grafico è anche quello che fa il layout di un'app o di un sito. Il grafico è anche quello,
grafico è anche quello che crea il font, se lo vogliamo mettere adesso, che se sarebbe ma guarda, un po' diverso. Ma anche di più, ma è anche quello che risponde al telefono e prende appunti, cioè, ti assicuro. Comunque, vabbè, ho capito la cosa. Quindi, il grafico oggi si dovrebbe porre questa domanda. Se Stanley Morrison, che non era l'ultimo arrivato, ha detto che il lavoro del grafico, quando si impone, è sbagliato, allora tu ti rendi conto che la gran parte degli insegnamenti che fanno le scuole di grafica oggi perdono di significato. Perché, ad esempio, io ho avuto tantissimi studenti che mi hanno detto ma prof, questo è il mio stile... E io ad esempio gli dico, guarda che qua non si legge niente, ma io ho il mio stile, ma non frega niente, non si legge. Cioè, oppure uno che è venuto mi ha detto, prof, perché doveva consegnarmi un layout, e mi fa, prof, io volevo consegnarglielo, però non lo sentivo completamente mio, e piuttosto che consegnarlo una cosa che non mi piace, io non le la consegno. E gli ho detto, io piuttosto che promuovermi, ti boccio. E tu gli hai punzonato sulla pelle le parole di prof, il cane mi ha mangiato tutto, il font. Cioè. No, mi ha mangiato il punzone, proprio direttamente. Di scuse dei miei studenti, se no, potrei scrivere un libro, ovviamente in Times e cose del genere. Però questa frase è particolarmente importante. Io sono anni, che ogni tanto ritorno su questa frase, la leggo, interpretarla, e mi faccio la domanda, perché è una domanda, secondo me, fondamentale, che chiunque faccia questo lavoro dovrebbe porsi. Poi non è che bisogna rispondere in maniera aperta, bisogna giustificarsi con la risposta. No, ognuno si deve fare la domanda e trovare la risposta per sé e poi continuare la propria opera, il proprio lavoro, in base a come è risposta a questa domanda. Perché non è detto che Stanley Morrison avesse ragione. Era un personaggio importante che ha avuto un grande risalto, è come ogni volta che ne so, Fellini diceva qualcosa, non è che dicevi, ma sì, chi se ne frega, un vecchio bacucco, cavolo, era Fellini. Cioè, o Spielberg, o chiunque sia, o Robert De Niro, eccetera. Quindi anche nel mondo dei caratteri, della grafica, il peso di questa frase è fondamentale. Cioè, io quando ho cominciato, dopo il militare, sono andato a lavorare un anno a Roma con un personaggio straordinario, un certo Alessandro Scavizzi, che era un grafico che lavorava con me, che mi ha insegnato malvolentieri, perché io ero lo stagista, lui non è che mi gradiva più di tanto, però devo dire che mi ha trasmesso una cosa incredibile, mi ha trasmesso l'arte dell'amore verso questo lavoro, che è una cosa che è molto difficile da trasmettere, l'amore. Si può trasmettere la didattica, si può trasmettere lo stile, il gusto, ma l'amore è molto difficile. Ad esempio Alessandro un giorno mi ha detto Matteo, ma secondo te perché esistono i formati della carta, tipo la 4, la 3, la 5, il B1, il B2? E io lì, che era un pischiello, dicevo, non lo so, non ho idea, forse per la stampante, perché per economia, per la stampante. Lui mi ha detto ci sono due signorine, quindi non posso, non capisci un cavolo. Esiste, sì, perché non ci hai seguito bene nelle live, siamo molto più scaricatrici di porto noi, però non voglio essere partecipe di questa devianza, quindi non voglio essere... In realtà la persona più sensibile che poteva scandalizzare esatto, punto di vista, non capisci mi niente. Ha detto, io esistono i formati uni per il foglio per rispetto della carta. Siamo nel 1993, se non mi sbaglio, e all'epoca esisteva solo la carta, cioè si faceva grafica solo per la stampa, non c'era ancora il web, non c'erano ancora le app, era fantasia all'epoca. Per cui lui mi diceva, serve rispetto per la carta, perché ogni componente del filo che conduce dal lettore all'autore è parte di una cosa, vanno tutte parti che vanno rispettate, perché anche Alessandro era figlio di questo pensiero. Per cui, adesso io non voglio dare una risposta assolutamente, mi basta solo porre la domanda e invitare voi e anche chi adesso l'ascolto a farsela solo questa domanda. È davvero, cioè qual è il ruolo del grafico nel filo tra il lettore, tra l'autore e il lettore? E il fatto se è vero che questa cosa è sbagliata. Detto fatto, apriamo una parentesi, e siccome poi mi piace sempre citare queste cose storiche, devo dire che questa frase appare appunto nel libro di Stanley Morrison del 1929, però
La stessa frase, coniata in maniera diversa, appare in un libro del 1901, quando Stanley Morrison aveva solo 12 anni, quindi aveva merendine e speranze. E questo libro, stampato... Allora, Stanley Morrison che consuma merendine, lo abbiamo visto, l'ho lasciato poco fa, ora non so. Non c'è su Google, forse non c'è su Google. Sì, infatti, ora lo cerco, merendine, stelle e speranze. Sarebbe e troppo quindi... bello. Comunque aveva solo 12 anni, quindi non poteva aver partecipato a questo libro, però questo libro è redatto da un certo, trovo il nome, Sanders, merendina. Eccolo qua, Cosben Sanderson, allievo di un certo William Morris, che ha avuto anche lui. William Morris è stato uno stampatore. William Morris, il William Morris, quello... Ma non il designer, creatore di pattern inglese dell'Art Nouveau. No, non lo so, era quello William Morris, però può darsi che è lo stesso. Era praticamente stato il padre putativo di un sacco di personaggi all'epoca, perché la sua tipografia, cioè lui era un editore tipografo, è diventato molto famoso a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento ed è stato molto, molto famoso. Comunque, insomma, questo Sanders Codben Sanderson, ecco, non l'ho detto, ha scritto lo stesso concetto in un libro del 1901, che però è diventato molto meno famoso, perché questo Sanderson è stato meno famoso di Morrison, che magari... Però visto, può darsi che dici che Morrison, può darsi che era un bravo lettore, abbia letto questa cosa tra una merendina e l'altra, appunto, e l'abbia voluta e l'abbia voluta fare. Questo pensiero poi in realtà si scontra con quello che è l'arte stessa della tipografia. Se noi prendiamo ad esempio un centinaio di anni prima, tra l'Ottocento, in genere nell'Ottocento, quando ad esempio c'è stato il furore del in America, ad esempio, dei cowboy, per cui l'arte della tipografia era incredibilmente sviluppata ed era il modo più interessante di fare comunicazione, cioè davvero i principi del marketing, ecco, diciamo. Uh-huh. Perché i cowboy con l'arte della tipografia? Perché nell'Ottocento andavano suonati tantissimo di moda i font come gli egiziani. Gli egizi, sì. Gli egiziani, che cioè, quando si parla del Far West, sicuramente c'è un carattere egiziano dentro, per questo non ce n'è. Cioè, c'è Facebook User, il nostro caro amico Facebook User, che ci ricorda da prima Novarese, nel 56 fece la sua classificazione in 10 categorie. È Gianluca Santoro. Ma abbiamo detto che effettivamente ad oggi, forse nel 56 effettivamente... poteva avere un senso, poteva essere un aiuto, oggi può essere solo didattica la classificazione dei caratteri, secondo me non credo che abbia un valore, perché ce ne sono talmente tanti e la fantasia e gli strumenti oggi sono così potenti da poter creare veramente qualsiasi cosa. Se io ci metto le facce di gente al posto delle lettere, non è più una classificazione, insomma, a meno che non mettiamo la classificazione fantasy e ci muoviamo dentro la qualunque, eccetera. Comunque diciamo che parlavamo di font egizi, questa è una rapida, diciamo, panoramica sul font egizio, che è quindi fondato. Egizio, egiziano, dice appunto la scritta egiziano, va bene. Sì, tra l'altro non so se lo sapete, perché questi font si chiamano egizi o egiziani. Che niente a che vedere con i geroglifici, chiaramente. No. Ci ricordo qualcosa delle casse. Le casse delle spedizioni, no? Esatto, chiamano sacchi. Egiziani perché è stato il periodo successivamente, dopo la conquista di Napoleone del Nord Africa, giusto, in cui tutte le cose del Nord Africa erano considerate trendy. Magari il termine non c'era ancora, però trendy. E siccome questi font hanno avuto un incredibile successo in quegli anni, allora hanno abbinato le due cose e hanno detto, sai com'è, li chiamiamo egiziani. Tutto lì, non c'è un motivo storico deciso, è solo il fatto che si chiamavano in quel modo là. Di questi font qua, quello che mi piace di più, che poi uso anche naturalmente, è il Rockwell, che è un font, devo dire, moderato, perché se vogliamo mettere tra gli egiziani, ci possono essere anche delle versioni del Bodoni,
che hanno avuto anche loro, il Bodoni extra large, il Bodoni extra bold, eccetera, sono state sono diventate famosissime. Ecco, il Rockwell è uno dei font è uno dei font che si possono utilizzare anche per i testi. Gli egiziani hanno questo difetto, tra virgolette difetto, poi nel senso che sono molto interessanti per quanto riguarda i titoli, ma sono difficili ad usare nel testo fluido. Per esempio, fare un libro con un egiziano è difficile perché è poco leggibile o è troppo costoso. Tra l'altro, cioè il font dell'Espresso è proprio un egiziano, giusto. Se non il titolo del giornale, tra l'altro. Non so se all'interno si usa anche per scriverlo. Scusate, non mi ricordo questo. La parentesi. Il font lì si vede, è proprio il creatore del Rockwell del 1934. Questo font e è un font, insomma, è uno di quelli che mi piace di più. Insomma, è uno dei miei. Ogni grafico credo che abbia i suoi preferiti, e effettivamente Rockwell sta tra i miei. Cioè, quando mi serve un egiziano vado su Rockwell, anche perché non mi è mai piaciuta diciamo estremizzare sui font come sono molti, molti egiziani. Oh, ecco, ti posso portare, approfitto di questo, diciamo di questa frase che hai detto, quando ti serve un egiziano, ecco, ti vorrei portare un attimo, è bellissima la panoramica storica, no? Però quando è che ti serve un egiziano? Cioè, quando è che serve un font a tuo avviso? C'hai sempre poi le parole di Morrison dietro, stai attento quando le usi, perché con quali criteri, con noi poveri, insomma, ignoranti di font, dovremmo tenere presente quando scegliamo un font, secondo te, alla luce delle parole di Morrison? Faccio una premessa. Rispondere a questa domanda bisogna metterci un po' di presunzione. Io lo faccio perché vai tranquillo. Allora, quando io scelgo un font, o in genere quando scelgo la grafica per un qualsiasi operazione che faccio, si pensa sempre qual è lo scopo finale, nel senso, qual è lo scopo di questa operazione che devo fare. Quindi devo creare un libro, ad esempio, un libro che si deve leggere in maniera veloce. Quindi, ad esempio, devo fare Harry Potter. Ecco, Harry Potter, se non mi sbaglio, è scritto in Garamond, l'edizione originale è scritta in Garamond. Quindi, quelli che hanno fatto Harry Potter hanno voluto un carattere, perché era tipicamente un libro per bambini, un carattere molto semplice da leggere. Detto fatto, se lo faccio in Garamond, probabilmente consumo una cosa tipo il 40% in più delle pagine rispetto a farlo in Times. Oppure potrei farlo in Garamond Condensed, ma a quel punto renderei più difficile quella che è la lettura. La maggior parte delle case editrici però adottano nelle loro collane sempre lo stesso font, le stesse regole tipografiche, cioè non è che le cambiano a seconda del libro. Questo perché, allora, questo probabilmente perché il font imprime una certa emozione nello scritto, nel senso che quando io vedo una font mi trasmette una determinata emozione, e loro dicono: se l'utente ha letto il nostro primo libro che usava questo font, questa interlinea, questo set di colori, eccetera, può essere nero, grigio, giallo, dipende. Sì. Noi gli facciamo un secondo libro che richiama il primo, e in un certo senso il lettore si sente confortato. A parte che adesso abbiamo un problema che nessuno legge più niente, è un problema di questi ultimi anni. Una volta era molto meno, c'erano molti media, non c'era Netflix, quindi alla sera dovevi fare per leggere, e c'è anche quell'altra roba, però magari in serie da solo non si poteva fare. Quindi il font imprime una sensazione. Ad esempio, quando il Stanley Morrison ha coadiuvato la direzione della creazione del Times, lui ha voluto un font completamente trasparente, poi seguendo quello che era il suo mantra, ha voluto questa direzione, cioè lui diceva: il Times non si deve vedere, cioè tu devi aprire la rivista, il Times di Londra, poi lo devi chiudere, e poi devi aprire un'altra rivista, e non ti devi più ricordare del font di prima. Devi ricordare di quello che hai letto, ma non del font. Perché se uno si ferma un secondo a vedere che font è, questo è un difetto che io effettivamente ho,
Non so se anche anch'io. Io riconosco i font nel mondo. Però vabbè, siamo del settore, quindi siamo scusati. Però un utente normale, ad esempio, non dovrebbe riconoscere il font, non dovrebbe neanche vederlo il font. Cioè, lui deve essere completamente trasparente questa cosa. E io posso usare il Times, ad esempio, il font che io ho definito prima il Garamond, il font perfetto. Però detto fatto, non è il font che uso di più. Perché, ad esempio, a me piace moltissimo la dolcezza del Perpetua di Eric Gill. Perché è un font che è molto romantico, però ad esempio Perpetua è ancora più dispendiosa del Garamond se uno vuole scrivere un libro. Però ad esempio il Perpetua mi piace molto se uno fa una composizione tipografica, ad esempio se io dovessi andare alla Scala, il poster che mi illustra il concetto della Scala fatto in poetica Perpetua, secondo me è bellissimo, anche fatto in Garamond, però ad esempio hanno due caratteri diversi, cioè il Garamond tende ad offrire un carattere un po' più deciso, un po' più armonioso, il Perpetua tende a essere un po' più dolce, magari mi fa venire in mente qualcosa in più sui violini, sui flauti, mentre il Garamond è più sul piano o sul contrabbasso, sulla tromba, eccetera. Questo è quello che io ho in mente, per carità. Ma un bel Rockwell, che come lo vedi? Mamma mia, scala, Verdi. Alla Scala lo vedo Paganini. Male. Detto fatto, io ho visto... A meno che non ci siano, non ci sia Wagner e la cavalcata delle Valchirie, magari no. Esatto. Ma io ho visto poster anche in Fatin Times per dei concerti rock e mi è venuto un po' il... Cosa. Perché poi, ad esempio, se è vero quello che ha detto Morrison, che il font deve essere completamente trasparente, la tipografia in genere deve essere completamente trasparente, allora è vero anche il contrario. Quindi se io voglio qualche cosa che si veda in maniera molto forte, ad esempio se io devo mettere un poster per la strada, la gente che guida magari non sta lì a guardare, però deve colpire l'occhio, deve essere un poster, io mi chiamo poster snap, deve colpire l'occhio, allora uso caratteri molto molto accentuati. Il Bodoni, ad esempio, è un carattere perfetto questa roba qua. O anche Rockwell se usato in maniera corretta. Se no fai come facevano nella psichedelia, che se li disegnavano perché facevano prima. Tipo, perché se vedi un poster dei Grateful Dead devi dire... Anche negli anni 70, ad esempio, andava molto di moda quello di creare i caratteri, ad esempio, nei poster. Questo me l'ha raccontato il tipografo in cui ho lavorato una volta, che negli anni 70, per alcune scritte, se volevano fare una cosa, siccome negli anni 70 si stampava ancora a piombo, se volevano fare una cosa completamente fuori dall'ordinario, loro non avevano i font per farlo, perché una tipografia comprava 4 o 5 famiglie di font, perché erano molto costosi. Tra l'altro il piombo si consuma anche presto, quindi dovevano anche cambiarli in maniera veloce. Perché è morbido. Quindi cosa facevano? Li creavano loro, cioè mettevano delle barre verticali e orizzontali, si creavano il bastone, oppure li tagliavano col taglierino in maniera particolare, e facevano la scritta, infatti negli anni 70 poi nessuno andava... Facciamo rotolare sulla barra di Morrison. Morrison si sta girando nella tomba. Ho capito, però in un poster del periodo della psichedelia che cosa ci vuoi mettere? Beh, ha fatto in Garamond. Cioè. Dovevano aspettare che gli passasse, diciamo, la sbornia, tra virgolette. Diciamo il trip, non la sbornia. Volevo essere gentile. Io non mi immaginerei un poster dei Grateful Dead in Garamond. Troppo tecnico, siamo molto tecnici. O dei Jefferson Airplane. Comunque, volevo prima aprire una mini parentesi per William Morris. Mm-hmm. E Atos, ti ho messo il link nella chat, che effettivamente è sempre lui, cioè il fondatore dell'Arts and Crafts inglese, signor Morris. È una persona che era anche appunto l'editore di cui parlavi prima. E lui ha fatto un'operazione molto interessante, perché comunque ha riportato in auge il valore dell'artigianato e anche un valore artistico, se vogliamo. Sì, è stato quello che ha dato una spinta interessante all'economia della tipografia in quegli anni in Inghilterra. Sì. È un nome che magari non salta fuori come Morrison, come Garamond, come Zapf, eccetera. A parte che Zapf lo conoscono tutti per il zapfino che è in fondo al carattere molto calligrafico. Che ha delle lettere che sono lunghe un chilometro e mezzo. Sì.
che è poi molto difficile da usare. Questa persona, questo signore ha fatto molte cose, appunto, ha ridefinito il ruolo dell'artigiano, ma io soprattutto lo conoscevo, anche se me l'hanno fatto studiare più per il suo ruolo, appunto, diciamo storico, più per le sue produzioni, ma io lo conoscevo più proprio perché è stato uno dei più grandi designer di pattern dell'epoca, soprattutto chiaramente si parla di Art Nouveau inglese, tra l'altro, quindi non sapevo invece che avesse messo la diatriba Morrison Toné Morrison, giusto, brava. Loro si facevano la guerra tra virgolette, poi è bellissimo. Siamo tra l'altro in una deriva storica fantastica oggi. Questo Morris, tra l'altro, ha fatto un libro. Adesso non mi ricordo questo libro come si chiamava, però ha fatto un libro in cui c'è la prima, ci sono riportate delle incisioni fatte da Gil Sans sulla pietra che poi è stata xilografata, quindi stampata, prima che lui diventasse un colui che insomma facesse il perpetuo, facesse il Gil Sans, perché Eric Gil era un incisore proprio martello e scalpello. Tra l'altro ci sono un sacco anche di chiacchiere di corridoio su Eric Gil, non so se lo sapete. Però Eric a Gil, questo punto io sono curioso, no, io adoro queste cose, sono una pettegola. Allora, Eric Gil nasce come incisore appunto delle tombe e lui fa un'enorme esperienza in quanto incisore. Mm-hmm. Uno scalpellino, anche se poi lui comunque spazia per tantissime passioni e spazia tantissimo in tutte le arti, comunque fa tutte queste come si dice, tutte queste le lui si sviluppa molto l'arte della come si dice, della scultura. Sì, sì, sì. Ha un incontro business, che allora non si chiamava neanche così, ha un incontro business. Lo sapevo che l'avresti tirato fuori qualcosa che riguardo i soldi che ha guadagnato. Non si parla di soldi qua, però si parla di etica professionale. Allora, però ci arrivo alla fine. Ha un incontro business che c'è stato tra Stanley Morrison e Johnston, che si chiamava Edward Johnston, non mi ricordavo il nome, Edward Johnston, non mi ricordo, però sono i miei primi del Novecento. C'è questo incontro in un tavolino di un bar in cui c'è Johnston, Morrison e anche il giovanissimo Eric Gil. Mm-hmm. Allora, Morrison dice, a parte il fatto di perché ti sei portato dietro lo stagista che non ce la frega niente, cioè, però gli dice Eric Gil, cioè abbassa la cresta. Gli dice: io ho bisogno di un font per la metropolitana di Londra. E Johnston gli dice: ce l'ho, e a questo punto fa questo font che si chiama appunto Johnston, da cui viene poi fatta tutta il layout della metropolitana di Londra, che è ancora oggi in uso. Il punto è che nel gruppo di lavoro c'è anche Eric Gil, e si nota perché, ad esempio, nella cadenza della R e in altre scelte del Johnston c'è parte del Gil Sans. E effettivamente sembra che comunque la partecipazione di Eric Gil sia stata molto grande nel Johnston, appunto l'underground, molto grande, insomma, però anche se lui non ha mai brontolato per questo, cioè non ha mai detto no, come si dice oggi, no? Perché sono un sacco di volte in cui viene fuori dopo anni, no, ma questa cosa in realtà l'ho fatta io, pensate ai Beatles, eccetera, queste cose, no, ma in realtà è mia questa cosa qua. In realtà all'epoca non c'è stata questa, però effettivamente il Johnston sembra che debba molto all'arte di Eric Gil. Ecco. Dopo il successo che ha avuto il Johnston, questa operazione di business che è andata molto bene, che poi ha portato lustro anche a Morrison, Eric Gil viene contattato direttamente da Morrison, perché Morrison, che era capo della Monotype all'epoca, vuole un font molto dolce, un font per alcune pubblicazioni molto particolari, dice, nel quale ad esempio graziati veneziani come il Garamond vanno bene, ma io vorrei qualcosa di più originale. E da lì nasce il Perpetua. Il Perpetua, e Morrison l'ha chiesto a Gil perché lui voleva un font che fosse particolarmente calligrafico.
Lui dice: io sono stanco di questi designer di caratteri di adesso che sembrano tutti uguali, mi fanno fare Ma è tutti vero, uguali. Allora lui ha è detto: terribile. ne prendo uno che mi faccia, ad esempio, un carattere particolare. E infatti, Eric Gill, figlio di questo consiglio, se no perdevo il lavoro, mette uno stile che è L'aiuta. particolarmente derivato dal, particolare nel corsivo, dalle incisioni tombali del 6-700, della gente più ricca, insomma, anche perché poi il 6-700 alcuni che morivano non c'avevano proprio la tomba, non c'erano soldi all'epoca. Quindi questo Perpetua ha anche questa particolarità, in alcuni casi ha anche la U molto particolare che sembra un corsivo ingigantito, eccetera. Tra l'altro, a metà del lavoro del Perpetua, Eric Gill gli viene chiesto da un suo amico, perlomeno così riporta la storia, che apre un bar sempre lì vicino a Londra. E questo bar gli dice: io ho bisogno dell'insegna. Allora, perché devo pagare uno a farmi l'insegna quando ho amico Eric Gill? Perché non me la fai tu? E questa cosa, sono passati tipo 100 anni, ma ancora succede questa roba qua. Quando il cugino però si chiama Eric Gill, fa la Ci sta. Te lo fai differenza, fare a ecco, tuo diciamo. cugino, in quel caso c'aveva senso. Allora, Eric Gill dice: va bene, accetto, e gli fa la scritta, però non la fa in perpetuo, la fa in un carattere bastoni. Bastoni sono per i non addetti ai lavori, sono i caratteri senza grazie, come il più famoso è l'elvetica, su cui torniamo tra poco. E questa scritta del bar diventa famosissima perché poi sostanzialmente è proprio da quella scritta là il Gil dice: vabbè, io te l'ho fatta gratis, però mo me la riuso per i fatti miei, perché poi, finito il perpetuo, lui farà il Gil Sans, che prende proprio spunto da quella scritta lì. Eric Gill, diciamo che è un personaggio molto, molto particolare, perché ha abbracciato un sacco di arti. Nel senso che lui aveva come si può dire, era un artista su più campi, quindi non faceva solo fonte, non faceva solo tipografia, faceva anche calligrafia, ha fatto appunto lo scultore per molti anni. E devo dire che sostanzialmente Eric Gill è uno dei grandi talenti puri del Novecento, molto più, ad esempio, come talento puro, molto più di Morrison, molto più anche di possiamo nominare di Midiger dell'Elvetica o del Frutiger stesso, che sono designer molto più geometrici, molto più razionali. Invece Eric Gill era questo talento molto, un po' Roberto Baggio, insomma, del mondo dei fonti. Tanto che si è studiato molto sul suo modo di fare, il modo di disegnare, ed è venuto fuori che la sua arte scultorea è molto diversa per alcuni versi rispetto alla sua arte tipografica. O meglio, alcune tendenze sono le stesse, come ad esempio il fatto di utilizzare le grazie in un certo modo. Però lui fa le grazie, cioè, ha un determinato stile particolare quando fa i fonti, e un altro determinato stile quando fa le sculture. Quindi una delle chiacchiere di corridoio è che in realtà dietro Eric Gill ci fosse probabilmente sempre lui per quanto riguarda la parte delle sculture, ma che i fonti non fossero suoi, fossero di una donna, di cui la storia non riporta il nome. Ma dai. Ma questa cosa è, diciamo, plausibile, perché all'epoca una donna che si fosse inventata design di carattere non avrebbe avuto neanche No, come? il sussidio da zero, proprio, non esisteva. Tra Ma dire, 1920 e 1930 il erano fatto che una donna... discriminati i creatori di Sì. caratteri, donne, quindi No, le donne le scriveva un po' su tutto. Adesso chiedo scusa, no, però insomma, sì. all'epoca la donna aveva un suo ruolo ben preciso, che era sostanzialmente stare a casa. C'erano delle donne giornaliste, per carità, c'erano delle donne, però erano casi rari e tipicamente, cioè, uno su 10 maschi, eccetera. Poi, se Ma sapevano che disegnava caratteri, la bruciavano in piazza, probabilmente. Questo è il forse punto. non aveva credito, oppure semplicemente il fatto che era una donna, semplicemente non guardavano neanche l'opera. Poi Ah, si dopo il pensa appunto lavoro. se Eric Gill fosse stato un prestanome per questo motivo qua. Hai capito. Allora, sempre riprendendo, adesso io salto un po' di qua, un po' di là, sempre riprendendo il fatto del designer molto particolare, eccetera, vorrei citare una cosa che ha
dato spiacerà tantissimo, che è la storia del Comic Sans. Oh, cioè, io non aspettavo chi l'ha fatto sto Comic Sans? Io direi che possiamo chiudere qua. No, l'ha fatto tal Vincent Conner, questo credo che sia statunitense, che l'ha fatto su commissione di Microsoft. E la creazione del Comic Sans, ma io non è avevo stata... dubbi, ma è vero, cioè, è brutto, come so, è brutto e di Microsoft, ma, no, ma questo c'è tutta una spiegazione, una logica che adesso mi è chiara, ma allora, è vero, cioè, allora mi confermi, io voglio difendere il Comic Sans per il semplice motivo che ad esempio anche oggi ad esempio su LinkedIn ho partecipato a una piccola discussione in cui si parlava del fatto della valenza di un, ad esempio, se un software è usato male, è colpa del software che è progettato male o colpa dell'utente che è un cane? Dipende da un sacco di cose. Il Comic Sans è un font nato per facilitare la lettura e la composizione di opere fatte da bambini sotto gli 11 anni. Questa è stata l'input da Microsoft nella creazione del Comic Sans, perché all'epoca si è pensato, nel 94, si è pensato che i computer dell'epoca avevano un sacco di font come il Times, l'Helvetica, l'Arial, eccetera, l'area non sono sicuro, non mi ricordo, il Rockwell, eccetera, e che erano font troppo complessi per un bambino di 11 anni. Quindi questo Vincent ha creato questo font in base ai dettami e da un punto di vista, scusami, business, lui ha fatto quello che gli ha chiesto il datore di lavoro. Detto fatto, negli anni poi si è scoperto che il Comic Sans è un font, innanzitutto se voi lo cercate su Google, ha più voci rispetto all'Helvetica. Già questo, questo mi fa capire. Sì, comunque, ma sono voci, posso dire, brutte. Non volevo però, dire. Però. C'è il vecchio detto nel mondo della grafica o della comunicazione, parlatene male, ma parlatene. Infatti il Comic Sans è un font che negli anni ha resistito tantissimo. E tra l'altro studi recenti hanno dimostrato che ha una leggibilità superiore agli altri font per quanto riguarda tutti i bambini legati al mondo della DAD, DSA. Quindi i bambini che hanno DSA leggono più facilmente i testi in Comic Sans, tanto che in Comic Sans nei testi scolastici di classi primarie c'è in giro. C'è in giro nelle lettere, c'è in giro nel... Perché tanto è vero che ad esempio... Il problema è che l'hanno usato i grafici, non che l'hanno usato i bambini o per i bambini. Il problema è l'uso che ne è stato fatto, non il fondo. Non è fatto per i grafici, a meno che uno non voglia fare un poster per un asilo. Esatto. Non è fatto per quello. Io non voglio dire nulla sul Comic Sans perché insomma, sarebbe insomma inadeguato, però ho una piccola citazione personale, purtroppo riguarda tutti noi a livello proprio statale. Adesso è stata rimossa, ma c'era, e ve lo posso vedere, la sede del Ministero dello Sviluppo Economico e Comunicazione di Firenze con la targa in ottone scavata, inciso, scritto in Comic Sans, è tutto vero, l'ho documentato perché non ci volevo credere, ma Firenze non è lontano, ha dovuto lasciare tutto e andare a controllare, ed era tutto vero, assolutamente tutto vero. Firenze, stiamo parlando di Firenze, non di un paesino qualsiasi, di Firenze. No, infatti, dove... Ma io immagino, se vogliamo immagino anche l'incisore dov'era. Quando gli è arrivato il comunico ha detto questo, e lui ha detto, ma siete sicuri? Sì, no, perché... Ma io dobbiamo non vorrei comunicare. Inserire. E poi guarda come sta bene con tutto il resto. Poi, sì, bellissimo. No? Cioè, soprattutto sotto allora. Repubblica Italiana ci sta da Dio. Cioè, ci sono un po' di commenti in chat. Oggi sì, abbiamo... Giusto, magari giusto. Non hanno tutti cliccato. Cliccate sul link di StreamYard così vediamo il vostro nome. Sì, però sono io colpevolmente... Prima adesso... dei commenti volevo solo dire una cosa per concludere quello che ha detto Atos. Sì. Che abbiamo, da una parte, abbiamo la Costituzione... La Costituzione americana che è scritta in Caslon e questa targhetta che è scritta in Comic Sans. Quindi diciamo targhetta. Che c'è saranno stati 5 kg di targa. Cioè. Sì, questo una par condicio.
dall'idea del degrado, del come mai l'impero romano poi alle, vabbè, non voglio. Poi vi racconto anche un aneddoto sul Caslon. Quando si parlava prima di classificazione, abbiamo Facebook user che è molto preparato, vedo, ce ne sono tantissime, infatti, come classificazione. Diciamo che da italiani, almeno io, andiamo su quella. Ci sono anche quella di Maximilien Fond del 1954, di François Timbedeau del 28, anche Robert Bringhurst e gli elementi dello stile tipografico. Gianluca Santoro, clicca sul link di StreamYard, così possiamo leggere, sì, e vedere chi sei tu. Sono veramente ammirato da tanta preparazione. Probabilmente siamo noi, no, è Matteo che sta veramente incitando. Adesso io non mi ricordo questo Edward. No, è quando lui non si ricordava il nome. Abbiamo Marco Goran Romano, che di carattere, insomma, se ne intende, che ha avuto la fortuna di vedere, la fortuna. Lui va per cimiteri, Marco Goran, lo sappiamo tutti, diversi pietre tombali, progettate incise da Gill. Ma non si sa se si dice Gill o Gill. Io ho sempre detto Gill, ma perché mi piace. Gli inglesi non ce l'hanno la G dolce, fanno fatica a dirla. Anche Paul Klee lo chiamavo Paul Klee, ma non è stato giusto per lui. Comunque, vabbè. Matteo. Però è bello vedere qualcuno che spezza una lancia in favore del Comic Sans. Comunque, sì, no, quando uno conosce poi la storia effettiva di sì, sì, ad esempio c'era qualcosa di buono anche, il Comic Sans io lo vedo oggi come su YouTube ci sono un sacco di video che hanno un sacco di visualizzazioni, che uno li vede e dice ma c'è questo video qua. Ad esempio c'è la pagina Facebook di Cartoni Morti, se non mi sbaglio. Sì, io lo adoro. Allora, non voglio essere frainteso, l'autore secondo me è bravissimo, è veramente, veramente bravo, però i disegni sono rudimentali, non sono, io non li saprei fare, preciso, però non sono, chiaramente ci sono disegnatori che curano di più le opere, ma penso che il fatto del progetto nasca proprio dall'idea di tenere questi disegni in quello stile lì, rudimentale, e tutto quanto, è tutto un suo senso, e penso che il Comic Sans abbia un suo senso. Devo dire che mi è piaciuto molto questo Victor l'Ardente, che è probabilmente uno dei personaggi più odiati al mondo, dai grafici di tutto il mondo, comunque la prende sempre con filosofia. E lui ha scritto una frase molto bella che dice che come che era? Magari Atos la puoi cercare, però se cerchi Victor l'Ardente, Comic Sans, c'è questa frase: se non vi piace il Comic Sans, non capite niente di tipografia. Non mi ricordo com'è, però comunque insomma, vabbè, magari adesso altro se lo tiro fuori. Se volete, però, c'ho un altro aneddoto, non più sul Comic Sans che adesso abbandoniamo, sul Caslon, sul perché la dichiarazione di indipendenza americana è stata scritta in Caslon. In realtà all'epoca il candidato principale era il Baskerville. Sì. Fatto dal signor Baskerville, che era del 1750, John Baskerville, e che era un signore anche lui molto eccentrico. Qui apriamo una piccola parentesi: il mondo dei caratteri è un mondo fatto di eccentricità, ma soprattutto di egocentrismo, perché se voi pensate ad esempio il Garamond, il Bodoni, il Frutiger, il Baskerville, Gill, il Caslon, il Zapp, in parte anche il Zappo, sono tutti fonti diventati famosissimi, ma che hanno il nome del loro creatore. Quindi non è che ad esempio un creatore dice vabbè, io mi chiamo Matteo Discardi, cosa faccio? Creo un font e lo chiamo Arlecchino, lo chiamo che ne so Atos, lo chiamo Elisabetta. No, li chiamavano con il nome loro. Secondo me questa cosa era un richiamo d'attenzione. Ecco, questa è la dichiarazione di indipendenza fatta in Caslon. All'epoca però sembrava che il candidato ideale fosse il Baskerville, che è un fonte. Penso se l'avessero fatta in Comic Sans. Non c'era ancora. Non c'era. Sì, ma era un, così, un pur parlare. Allora, del bando, c'è il Baskerville. Perché? Perché il Baskerville era considerato, cioè il Baskerville, il tizio del Baskerville, era probabilmente tra tutti il personaggio più
più eccentrico. Sina, voci di corridoio, chiacchiere di corridoio, Federica, tu dicevi che ti piacciono le chiacchiere di corridoio, dicono che il basket era comunque un signorotto molto ricco, era molto ricco, ha fatto molta fortuna con i suoi punzoni, ma non solo con quelli, perché lui faceva mille cose, ad esempio lui vendeva anche la carta e anche l'inchiostro. Tra l'altro sembrava che lui usasse un particolare tipo di inchiostro fatto con l'olio, lo facesse maturare 3 anni prima di usarlo. Ah. Per dargli appunto questa cosa. E la carta lui la creava dal lino mettendola su delle presse che avevano dei filamenti di rame per dargli una particolare freschezza quando veniva messa nell'atto della stampa. Insomma, lui è diventato molto ricco, questa cosa qua, ha fatto un sacco di soldi, però nell'ambiente veniva giudicato come un dilettante. E tra l'altro lui, essendo molto eccentrico, girava con una carrozza tutta mega sfarzosa, molto pacchiana, con 2 cavalli color crema. Si narra che lui, solo i cavalli si faceva male, chiamasse un altro non solo color crema. E sembra che vivesse con una donna sposata con un altro uomo, già all'epoca questa cosa effettivamente faceva scalpore da sé. Io spero che stiate apprezzando la competenza. È spettacolare, io l'ho visto veramente. E come bellissimo. È andato a studiare proprio tutti i risvolti dei font, sì, insomma. E sì, comunque poi la chiudo perché poi non qui siamo a parlare di font, di personaggi. Lui si è dichiaratamente ha detto che era dichiaratamente ermafrodita, quindi in realtà lui viveva... Ma perché queste cose non le scrivevi su Applicando? Che io mi toccava leggermi delle cose del pazzesche di tecniche, di data bit, di cose. Ma scrivevi queste cose per me era... Ho fatto un articolo sui font su Applicando, che ha avuto anche... Mi hanno scritto anche delle persone. Devo dare l'unico articolo di tutta la mia carriera che mi hanno scritto... Però in realtà su Applicando volevano più roba tecnica, perché vendeva più la roba tecnica. Lo Spettegules, tra l'altro c'è qualcuno che come te in Spettegules è bravo, guarda l'ultimo commento. Aspetta che ho perso la scrivania. Hai dei... andata via la scrivania. Il mondo dei font fate di Spettegules. Che poi vendette tutto appena Baskerville morì. Ho capito tutto. Vedi che c'è qualcuno che è ferrato quanto te in implicazioni. Questo economiche. Non la sapevo, questa cosa della vendita. Però Marco ci conferma che in Inghilterra ho sempre sentito nominare come Gil. Cioè, può darsi. Ma dov'è in Inghilterra vai a parlare di Gil? Cioè, tu, dici, lui andava a cercare le tombe. Ma ti stupisce di Goran? Scusami, di Gil... Tanto abbiamo trovato la frase del Comic Sans, te l'ho postata lì in chat. Ah, l'hai trovata, grande. Sì, puoi anche cliccare sul link di Wikipedia, è uguale. Allora, se lo ami, la leggo io. L'ultima, se lo ami, vero? Sì. Non sai molto di tipografia, anche se lo odi, non sai davvero molto di tipografia. E dovresti trovarti un altro hobby. Questo effettivamente questo è dall'idea. Scusa, diciamo Conner, l'autore del Comic Sans. L'autore del Comic Sans. Scusatemi, va bene. Comunque, è una bellissima frase. Se lo ami, non sai molto di tipografia. Anche se lo odi, non sai davvero molto di tipografia. Lui qua potrebbe riferirsi al fatto della frase di Morrison, nel senso che il font in questo caso fa esattamente quello per cui è pensato, cioè trasmettere il messaggio in una forma che è ideale per quella del lettore, che sono i bambini di 11 anni. Se poi il grafico quarantenne lo usa per fare l'incisione, come ha mostrato prima Atos, esatto. Non è colpa del creatore. No, lì ci sono varie cose che hanno concorso in una disfatta generale. Cioè, bisognerebbe che, ad esempio, le licenze di Adobe oppure quelle di Affinity o che ne so, eccetera, fossero vendute a gente che ha fatto un esame. Questo bisognerebbe fare. Se tu non hai fatto l'esame, non puoi comprare e usare questi programmi qua. Io sono liberale di natura, però va bene anche a crocette, basta non copiare. Sì, io voglio sapere retroscena dell'Elvetica, che è uno dei miei font. Scusatemi, c'è un post di due post di Gianluca che sono bellissimi e ci potrebbero aiutare per gli appassionati di Spectacules.
Ah, bellissimo. Innanzitutto abbiamo un consiglio. Bello, dovremmo avere proprio una bibliografia dopo questa live, perché ne merita. Qualche chicca potete leggere, sei proprio il mio tipo, di Simon Garfield. E poi ci consiglia anche dal libro A Budapest i medici hanno operato l'apprendista tipografo Gheorghi Szabo, 17 anni, che rimuginando tristemente sulla perdita della fidanzata, ne aveva composto il nome con i caratteri mobili e li aveva ingoiati. Cioè, sì, penso, io inizio a pensare che i tipo che i caratteri siano funzionatori, eccetera, tutta la famiglia abbiano dei problemi. Cioè, adesso non ditemi che il mondo della tipografia è noioso, perché non è vero. No, ma io voglio, cioè, non c'è ancora stato un film sulla Roberta sottolinea che da lì al tatuaggio, insomma, il passo sarebbe stato breve, sì. Giustamente, ma comunque. Però è bello sapere che questi personaggi erano così eccentrici, perché comunque ti immagini una cosa molto più seria, impostata. Invece avevano questo estro, questa cosa. Ma ad esempio il Bodoni era una rockstar all'epoca, eh? Bodoni anche era adesso, una rockstar. Io lo adoro. Bodoni sì, live. Però ad esempio... Se tu pigli oggi un bambino, un ragazzo di terza media, e gli chiedi chi è il Da Vinci, lo sa. Se gli chiedi chi è, che ne so, il Donatello, lo sa. Se gli chiedi chi è stato George Washington, lo sa. Se gli chiedi chi è il Bodoni, non lo sa. Forse sa chi è stato il Gutenberg, eccetera. Però il Bodoni magari uno lo sa. Però secondo me un personaggio importante come Bodoni dovrebbe stare a pari passo, tra più è italiano, quindi Bodoni è la rock star della tipografia italiana. C'è stato anche Griffo, effettivamente, però Griffo è stato un genio poco compreso, eccetera. Però il Bodoni è stato una rockstar, andrebbe, non dico insegnato a scuola, ma andrebbe enfatizzato di più nella cultura normale. Poi il Bodoni lo conoscono tutti. Devo dire che però il Bodoni è, dice anche la versione Bauer, che è molto recente, del 1960, se non sbaglio, una delle più riuscite, tra l'altro. Il Bodoni è un font estremamente, cioè è veramente molto molto bello, però devo dire che è difficile da usare. Sì, volevo suggerirtelo, perché allora, in effetti... è difficile da usare. Io ho letto un libro in Bodoni qualche anno fa, un libretto piccolo, ed è una cattiveria leggere il Bodoni come testo scorrevole. È una cattiveria. Cioè, no, ma non è adatto chiaramente a un... Alla fine sono pochi i caratteri veramente adatti per leggere testo, no? Sono pochi, più... ce ne sono veramente di caratteri, penso che di commercio ce ne saranno miliardi, presumo, perché sì, veramente... quelli utili. Cioè, ho sempre pensato design... che un carattere, un font, più è caratterizzato... Ecco lì, ad esempio, il Bruce Bodoni, secondo Bruce me... Bodoni. Quello là che ha fatto il Bruce Bodoni. Anche no. Questo qua sono Oddio. Braccia rubate a quelli che mettono via i cadaveri la sera. Cioè, voglio dire, Bruce Bodoni. Cioè, spero che non sia italiano, perché non si può. Cioè, mancanza di rispetto, voglio dire. Viene di notte Bodoni a tirarti i piedi nel letto. Cioè, come mai riesce, in chiesa, esce dalla tomba, se c'è ancora qualche pezzo di osso, ne dubito, ma... Sì. Comunque Bodoni era una rock star all'epoca, però è curioso il fatto che, ad esempio, in Francia sia nato il Didot. Il Didot, che tra l'altro è il carattere che usa Giorgio Armani nel marchio. Giorgio Armani usa il Didot, diversamente da come si pensa che sia Bodoni, invece è il Didot. Il Didot è più pronunciato del Bodoni, però è curioso che questi due personaggi siano più o meno contemporanei. Il Didot è nato dopo, però siano più o meno contemporanei, hanno fatto questi due stili molto simili. Il Bodoni però ha avuto più fortuna del Didot, che comunque ha avuto una notarata fortuna, ma il Bodoni è diventato più ricco, perché soprattutto per la sua alta della tipografia, per la sua cura, per il suo stile, che all'epoca era veramente, veramente importante. Sì. Ma molto fashion, sì. Sì, molto fashion. Sì. Allora, io mi sono accorto che in tutto oggi, a parte il Comic Sans, che l'ho fatto solo per Atos, mi sa che ho parlato solo di font Graziati, e non era mia intenzione. Ma ecco, c'hai fatto questa grazia, giustamente. Perché in realtà anche sui bastoni
Sì, bastone. Ah no, ho parlato anche del Gil, vero? Ho parlato del Gil, pochino del Gil Sans. Ma stiamo ancora aspettando l'elvetica. Abbiamo parlato dell'Optima, che non era né carne né pesce. Comunque, esatto. Giustamente. Allora, il Johnston, non l'ho detto, però è stato il primo esempio di font bastoni, bastoni vuol dire senza grazie, primo esempio di font del genere usato in maniera proficua da un punto di vista commerciale, perché poi con la metro di Londra ha fatto scuola, eccetera. Poi, anche ad esempio tutta la grafica di New York poi è stata fatta con l'elvetica, eccetera, perché l'elvetica, cioè il carattere bastoni aveva quest'idea di modernità, ecco, verso in particolare nella seconda metà del Novecento il bastone era questa idea della novità, a parte un piccolo periodo tra gli anni 60 e 70 in cui girano questi allucinogeni, eccetera, per cui bisognava esagerare. Il ruolo del carattere bastone è sempre definito come un qualcosa di moderno. Infatti, ad oggi, ad esempio, se io voglio fare un telefilm, un film che parli del futuro, di un astronauta del futuro, sicuramente il carattere che uso non è un graziato, assolutamente no, devo usare un bastone. La storia dell'elvetica è molto strana. La storia dell'elvetica è molto strana e devo dire che io prima ho letto un articolo che ha citato Athos nel. Sì, io uno sfoggio di erudizione ho citato un articolo che non avevo letto, tra l'altro, sulla storia dell'elvetica, che però Matteo sapeva un'altra storia alternativa. Quindi io la so in maniera diversa. Vi posso raccontare quindi la storia che so io, quindi non so la versione, non so da dove l'ha trovata quella versione lì. La storia dell'elvetica nasce in Svizzera, al confine tra la Svizzera e la Germania, in una piccola fonderia che stava per fallire. E questa piccola fonderia hanno pigliato questo consulente esterno, gli hanno detto: allora tu sei un consulente esterno, lavori a progetto. È la tua, cioè ti sei identificato, tu sei un consulente esterno che lavora in progetto. No, lo dico così perché c'è sempre qualcosa di personale, anche se Morrison diceva che non devi mettere te stesso in quello che fa, però vabbè. Morrison diceva che il carattere deve essere trasparente. Deve essere trasparente, più trasparente. Ad esempio, hanno preso questo tizio che si chiamava, c'è un nome strano, Max Midinger. Questo Max Midinger, che non era nessuno prima, cioè nessuno l'aveva conosciuto, neanche sua mamma faceva fatica a riconoscerlo, l'hanno preso e gli hanno detto: allora tu ti diamo questo progetto a budget zero, però gli hanno detto diventerai famosissimo con questo progetto qua, cosa che, cioè, tipo, che non so, 50 anni dopo si fa ancora, questi discorsi qua si fanno ancora. In quel caso, forse è l'unico caso in cui è stato vero, però. Beh, il tipo invisibilità qui è, direi che... Sì, però Max Midinger ha fatto un errore clamoroso. Ecco. Perché lui non l'ha chiamato Midinger il foto, l'ha chiamato il Vettica. Non ha imparato niente dagli altri. C'era quasi arrivato. Allora, questo Max Midinger ha pigliato un font, siccome lui ha detto: allora, pagare non mi pagano, la ditta è sul rischio del fallimento, quindi cosa faccio? Io devo fare questo lavoro perché lo devo fare, però ci impiego meno tempo possibile. Una cosa che nessun grafico a progetto fa, lo sono sicuro, si mettono tutto l'amore possibile, però lui ha detto faccio questa roba qua. Allora ha pigliato un font che si chiamava, un nome impronunciabile, fatto da un'altra fonderia molto famosa che era la Bauhaus, era la Berthold, pardon, tanto la stupidaggine, Berthold. Ha preso questo font, che era un font bastoni, che aveva però un look molto classico. Allora lui gli ha dato un'impronta un po' più moderna, ha cambiato qua e là. Gli ha dato un'impronta un po' più moderna, cosa che poi negli anni si è sempre fatta. Non è che voglio colpevolizzare Midinger, per carità, si è sempre fatta. Gli ha dato un po' di sostanza. Questo font ha vivacchiato per 4-5 anni, ne hanno venduti un po'. Poi c'è stato un articolo su una rivista molto famosa dell'epoca, però adesso non mi ricordo il nome, che ha definito questo font come un font particolarmente innovativo e estremamente pratico nell'utilizzo. C'è Gianluca che ci viene in soccorso, quello che non ti ricordi sta pur sicuro che Gianluca ce lo scrive in tempo reale. Si creeranno nuove amicizie o si rafforzeranno il caso. Perché... Voglio vedere una scuola, un documentario. Athos che mi legge questo nome.
Ma quale? Neographic. Axelbens Grotesk. Che poi comunque non è, no, non è neo, ma è noi grafic. Noi grafic. Perché io non sono frontaliera. Noi. Gianluca, cioè, va più veloce lui che noi a voce. E notare, comunque, abbiamo un ritardo di più di un minuto. Sì, ma lui è presente. Sa già cosa c'è uno, scusa, molto io bravo, faccio incisi, ma c'è un commento di Goran fantastico che sì, vorrei portarti l'attenzione. Li vedo scorrere, ma intanto stavo cercando altro. Innanzitutto ci ricorda che lui non è un caso se parla e pronuncia Gil appena arriva in Inghilterra, perché ha personalmente conosciuto Vincent Cornea, con cui mi sono anche sbronzato. Se vuoi farci anche l'elenco di tutto. E posso dire che è un fine type designer. Ah, scusa, avevo letto gangster, non so perché, andavo veloce. Invece, fine type designer. Non a caso lavora da Dalton, ecco Dalton, per questo ho detto gangster, mag. Ma soprattutto Goran ci dice che l'uso che si fa di un carattere non è responsabilità del type designer, che però io un po', cioè voglio dire, lo tratterrei in questura, non lo farei uscire. Però. Non possiamo dare la colpa a Conner per come viene utilizzato il Comic Sans. Ma secondo me ci sono dei punti limite per cui nessuno è veramente innocente, perché comunque assolutamente finita non l'operazione non... di disturbo, andiamo avanti con le... E Gianluca, anche lui si giustifica, è che è stato il suo docente che l'ha riempito di libri per l'esame, lui non voleva. Allora facciamo un applauso al docente, che è comunque una persona capace. Io non ci sono riuscito a zero per investire. Sarà con Nere il docente, non voglio sapere. Allora, nel gioco dell'Helvetica, l'Helvetica ha avuto soprattutto successo derivante dal fatto che, nello stesso periodo, allora, l'ho spiegata male, nello stesso periodo in cui è nato l'Helvetica, che poi ha avuto un enorme successo grazie in parte a questa recensione, ma poi anche il fatto che la Berthold regalava l'Helvetica con tutte le proprie macchine, quindi a questo punto l'Helvetica ha cominciato a diffondersi. Ecco. Vedi, è sempre così, perché l'Helvetica... si dà il software in promozione gratuita, tipo, che ne so, Clip Studio Paint a 25 euro, e poi si diffonde, non si è inventato nulla, capito? Ok, prego, volevo dire. E poi negli anni dopo l'84 è stato adottato sia da Apple come font di default, sia, se non mi sbaglio, come font bastone di default per quanto riguarda i programmi di grafica, quindi Quark Express all'inizio, poi anche le prime versioni di PageMaker e di InDesign, anche se poi InDesign, Adobe, tutto ha cambiato perché è arrivato il Myriad e il Minion. E l'Arial. E l'Arial per quanto riguarda Microsoft, però all'inizio era l'Helvetica. E devo dire che questo poi ha contribuito alla diffusione, in particolare con Express, ad esempio, era definito, cioè è diventato il carattere di default. Se noi andiamo indietro all'epoca della creazione, nello stesso periodo non c'era solo questo Midinger, che la storia riporta molto molto poco, devo dire, poveraccio, mi dispiace perché l'Helvetica, la sua creatura, ha avuto un'enorme diffusione. Nello stesso periodo c'era invece il Frutiger, che è molto più famoso, ad esempio, questo Edmond, si chiama Edmond, mi sembra, Edmond Frutiger, non mi ricordo il nome. Comunque, Gianluca, prego, ti vedo un po' addormentato. Come si chiama? Se era Edmond, non mi ricordo, o Edward, no, Edmond, mi sembra che lui fosse Edmond. Frutiger, che ha creato due caratteri veramente bellissimi, come l'Universe e appunto il Frutiger, anche qui si va su nome proprio, eccetera. Il Frutiger, io per non saperne leggere e scrivere gli metto il mio nome col Frutiger, poi hanno fatto ha la grafica. Ha detto Adrian. Adrian. Cioè, massimo rispetto, veramente. Nella seconda puntata invitiamo Gianluca. Gianluca. A questo punto facciamo un serial, davvero. Comunque, insomma, Adrian ha fatto... No, aspetta, no, non era il Frutiger per New York. Frutiger è nato come font di default per un aeroporto russo.
L'Aeroporto. Che non mi ricordo come si chiama, però insomma è piaciuto moltissimo, poi ha avuto una notevole diffusione, ma all'epoca comunque c'era l'Universe che era stato creato come il carattere nuovo per le tendenze future, cioè Adrian ha detto, io adesso, visto il successo poi che ha avuto anche Johnson 30 anni prima, ha detto io adesso faccio l'Universe e l'Universe sarà il font del nuovo millennio. In realtà così non è stato, perché Adrian ha peccato di presunzione, forse. Poi è arrivata la moda del grunge, il font del nuovo millennio sono stati altri. C'è stato, infatti, il font del nuovo millennio è il Comic Sans, giusto? Non piangere, dai. Tra l'altro Gianluca ce n'ha anche per l'Universe. Sì, sì, sì. Con l'Universe ha introdotto la tavola sinottica dei pesi. E sì, adesso ci devi spiegare la tavola sinottica dei pesi. Però, cioè, abbiamo scoperchiato un vaso di Pandora. Stiamo allontanando molto. Io lo so che ci stiamo allontanando molto da... Allora, il punto della scelta dell'elvetica, come ad esempio anche la Bertolt che ha scelto l'elvetica, è stato perché l'elvetica rispetto all'Universe o ad esempio ad altre opere come il Futura, il Futura, il mio carattere preferito, però è nato Futura e Avantgarde, l'Avantgarde. Anche l'Avantgarde, ecco, sono tutti font, tutti bastoni, tutti molto belli da vedere, però avevano il problema che si distinguevano. Cioè, uno se vedeva l'Universe, ad esempio, che è un font bellissimo, io sono innamorato dell'arte del Frutiger, però l'Universe ha un suo carattere molto forte, lo stesso il Futura, lo stesso anche l'Avantgarde, puramente anni 70. Però l'Elvetica è un carattere molto più trasparente, in puro stile Morrison, se vogliamo. L'Elvetica è un carattere che non si vede. È un carattere che sostanzialmente... si vede molto ma non si nota per niente. E al di là di alcuni utilizzi che possiamo fare dell'elvetica, come ad esempio dell'elvetica ultra light oppure dell'elvetica extra bold eccetera, sì, in questi casi l'elvetica tendenzialmente è un carattere trasparente, e l'idea che aveva la Bertolt quando l'ha scelto era quella di avere un carattere che durasse molto nel tempo, che non subisse la moda. La paura di scegliere l'Universe o di scegliere altri tipi di carattere è che avessero una moda. L'Avantgarde, secondo me, è un carattere molto legato a un periodo storico del Novecento, che sono gli anni 70. Uno guarda l'Avantgarde e dice questo qua è un anni 70. L'Elvetica ha la necessità di essere un carattere trasversale, completamente trasparente, che è lo stesso cosa che ha subito il Times. Il Times New Roman è un font assolutamente trasparente. Se, permettetemi la citazione, non accidentalmente, come ad esempio il fatto che nella C maiuscola ci sono le grazie solo nella parte alta. Però questa cosa è accidentale. Ad esempio, l'Elvetica ha la curva della R, quando ad esempio nel font originale la R era la parte finale della R era diagonale. Nell'Elvetica, nella parte che ha fatto Midinger, non c'erano elementi diagonali, c'erano solo gli elementi orizzontali e verticali. L'Elvetica ha avuto un successo stratosferico, dato da mille fattori, il fatto appunto di essere trasparente, il fatto di essere come si dice, di essere usato come fonte di default negli applicativi, ma anche nelle tipografie, prima che degli applicativi di grafica, nelle tipografie. Io quando lavoravo in tipografia, che ho fatto lo stampatore, quando arrivava qualcuno e voleva, che ne so, una pubblicazione oppure un biglietto da visita, gli si diceva ma che font vuole? Ma non lo so, fate voi, tac, Elvetica, secco. Perché il mio Walter, che era il signore che mi ha insegnato un po' tantissime cose del mondo della grafica in tipografia, mi diceva, il punto è che se tu metti un'elvetica al cliente gli va bene, non gli va benissimo, però gli va bene. Se tu metti un altro font rischi di cozzare col suo gusto, perché magari dice ma questo font troppo alto, troppo largo, troppo grosso, troppo stretto, eccetera, mentre l'elvetica ti permette quella cosa là che è trasparente, non si nota. Poi puoi giocare con i colori, puoi giocare con le foto, con la grafica, con qualsiasi cosa. Però l'Elvetica ha questo coso qua. In particolare, nella riedizione che è stata fatta nel 1983 del... Com'è che si dice? Neue. 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 Sì, Elvetica Neue.
Noia. Yeah. È tedesco. Noia. Mi sono permesso di portare un filmato che mi ricordavo di Massimo Vignelli, che è uno insomma che di fonte le sapeva usare, che sì. Parlava proprio dell'Elvetica, perché Massimo Vignelli è stata la persona che ha svecchiato proprio gli Stati Uniti, perché è stato lui a portare proprio la grafica basata soprattutto sull'Elvetica, mi sembra, su tutta una serie di riviste che è stato chiamato a impaginare, e prima di allora usavano i font, diciamo, pure locali, nordamericani. E invece lui ha portato questa ventata dal vecchio mondo al nuovo mondo, all'epoca. L'epoca si parla appunto dell'epoca in cui, penso, i primi anni 60, insomma, non mi ricordo bene. Ma si trovano dei documentari sull'Elvetica su YouTube? Sì, c'è anche un film, c'è anche un film sull'Elvetica, che non è, mi sa che non è mai stato tradotto, ma è in inglese, però non so se sia sottotitolato. Io ce l'ho come uno dei film da vedere da anni, che sono lì, che... Comunque, insomma, l'edizione dell'83 dell'Elvetica Noie, insomma, chissà perché hanno scelto un nome così complesso. È la novità. Vuol dire nuovo. Sì, sì, vuol dire nuovo in tedesco. Sì, se ci sono dei dubbi si chiede a Gianluca, ragazzi. Allora no. Ah no, tra l'altro, intanto non è che dormiva Gianluca. Bob Norda, insieme a Vignelli, per la metro di Milano, modificò l'occhio medio dell'Elvetica per aumentare la leggibilità del carattere mentre la metro era in movimento. Cioè, questo non lo sapevo. Cioè, capisci che... Tu vai a sapere con chi era sposato il genero di quello che ma Gianluca, intanto è oltre, capito? Grazie Gianluca, sei prezioso, davvero. Il lavoro dell'Elvetica è durato, penso, 20 anni, dall'83 30 anni è durato, perché è, tra virgolette, stato ripreso nel 2019 da, sempre dalla Monotype, che ha fatto l'Elvetica, l'Elvetica Now. Questo è sicuramente inglese, perché Charles Nix, mi sembra, il designer che l'ha fatto, che io ho intervistato su Mac City, se magari cerchi l'Elvetica su Mac City. Sì? C'è la mia intervista a Charles Nix e c'è anche l'articolo sull'Elvetica. Tra l'altro, l'articolo sull'Elvetica è quello che spiega il perché l'Elvetica è una rivoluzione, cioè perché fare l'Elvetica è stata un'operazione colossale e anche molto rischiosa, perché andare a toccare un carattere così famoso è un'operazione che comporta parecchi rischi, perché è molto più semplice sbagliare che fare qualcosa di interessante. Però era necessaria perché diciamo che l'Elvetica è un font non pensato per quanto riguarda i nuovi device, quindi i device con display retina, quindi con display ad alta risoluzione. Eccolo là. Questo. Nix quella è l'intervista, e sotto c'è l'articolo perché il font Elvetica non è un'operazione semplice, che ha avuto tra l'altro, tra virgolette, anche un ottimo riscontro in base alle letture. E io devo dire che sarei stato terrorizzato, perché fare il design di un font nuovo è molto più semplice rispetto a farlo di certo, mettere le mani sull'Elvetica poi deve aver tremato. Sono pronti tutti a tirarti i pesci in faccia, anche perché praticamente lo usa l'80% del globo terracqueo, quindi. appunto. E bisogna dire che comunque lui ha avuto, io l'ho sentito, diciamo, deciso e sereno col fatto che comunque serviva una nuova versione dell'Elvetica, anche solo ripensata appunto per motivi tecnici, per poterlo usare tranquillamente sulle app o sui display ad alta risoluzione, per i siti web, eccetera. Cioè, ha passato l'ultimo anno e mezzo a ridisegnare ogni glifo della famiglia, quasi 40.000 caratteri, in tutte le dimensioni ottiche. Cioè, basta dire questo, penso. Però non era da solo, era un team, bisogna dire anche quello. Bisogna dire anche quello. E, ad esempio, Apple ha fatto una scelta qualche anno fa, anche Microsoft, hanno fatto delle scelte in cui hanno abbandonato l'Elvetica come font principale nei loro prodotti, e ad esempio Microsoft ha optato per il Segoe, mentre Apple ha optato per il San Francisco, che è poi arrivato nei device.
E queste sono scelte importanti, probabilmente dovute al fatto che l'Helvetica non era ottimizzato per i display a risoluzione, quindi non avrebbe avuto l'impatto esatto, in particolare se usato a caratteri molto piccoli, perché poi quando si disegna un carattere, i caratteri molto piccoli sono quelli più difficili da realizzare. E al secolo, insomma, questo Midinger non è stato così fortunato come i suoi colleghi Frutiger. Mm-hmm. Come tutti quelli che ci mettevano il nome e non un nome casuale. Sì, sì. Ad esempio Morrison non c'è, che io sappia non c'è nessun fonte che si chiama Morrison, però insomma, il nome di Morrison è abbastanza famoso, probabilmente solo negli addetti ai lavori, ma è comunque un nome molto famoso. Gil Sans, cioè Gil, abbiamo corretto prima. Gil è un nome molto famoso perché poi è uno dei font più apprezzati anche dai profani, da quelli che non fanno grafica, però se lo trovano come font all'interno degli applicativi più comuni, ed è un font molto interessante. Midinger mi dispiace, ma non ha avuto la fortuna, cioè non passerà alla storia come... Cioè, passerà se uno legge il suo font e basta. Magari la gente ha fatto qualcosa di bello. Pensa che magari ci sia un signore Helvetica. Invece l'Helvetica all'inizio non si chiamava neanche così, non mi ricordo come si chiamava, ma aveva un nome poco commerciale, e dopo un anno gli hanno cambiato nome proprio, cioè i punzoni erano gli stessi, hanno solo cambiato nome perché si è pensato che il nome Helvetica richiamasse di più a livello commerciale. Si vede che non vendeva granché, anche perché comunque poi la fonderia che lo teneva era una fonderia ce l'abbiamo. Si chiamava Grotesk tedesco. Anche un'altra cosa di Marco, che dice: il San Francisco è disegnato da un team con a capo un italiano, Antonio Cavedoni. Non mi sbaglio di questo qua, c'era un articolo su Mac City, io l'ho letto su Mac City questa cosa qua. Comunque sì, il futuro dell'Helvetica, cioè ad oggi, se uno dice quali sono i due caratteri più importanti nel mondo della grafica, non più belli, ma più importanti, sono assolutamente il Times New Roman, oppure il Times, abbreviato come Times, e l'Helvetica. In senso generale, poi ognuno ha le proprie versioni, ognuno ha le proprie preferenze, eccetera, i propri stili, però insomma i due font principali sono questi. Ma ecco, ci potresti fare a questo punto, insomma, anche proprio esporti e dire un po' quali sono le tue personali, diciamo, linee guida nella scelta di un carattere? Ora, ci hai dato tutta una serie di regole generali, no? Allora, però, se il cliente, mettiamo che il cliente non mi abbia chiesto niente di particolare, è questo quello che mi chiedi, perché chiaramente poi si cerca di indovinare l'intenzione del cliente. Se il cliente non mi ha chiesto niente di particolare, possibilmente io per i caratteri bastoni uso il Frutiger in prima battuta e l'Universe in seconda battuta. Non so se anche voi sentite un leggero balbettio. No. No? Sento solo io? Beh, ok, continuo a parlare. Allora, ho detto il Frutiger in prima battuta e l'Universe in seconda battuta. Per quanto riguarda i Graziati, il Garamond non manca mai. E mi piace molto, come ho detto, il Perpetua, però il Perpetua ha bisogno di molto spazio, quindi... Cioè, dipende dal tipo di pubblicazione che mi trovo a fare... Però il Perpetua mi piacerebbe usarlo sempre, però devo avere molte pagine, molto spazio e non devo avere problemi di economia dal punto di vista del design. E poi non mi dispiace neanche il Minion, devo dire, anche se mi rompe un po', perché essendo il font, cioè io non uso quasi mai font di default, perché questo lo insegno sempre ai miei ragazzi, lo insegnavo ai ragazzi all'università. Usare un qualcosa di default, che ti danno i default di software di grafica, può far emergere il fatto che magari non sei così afferrato ad avere un tuo timbro. Questa è una frase che apre il fianco, però tendenzialmente la personalizzazione, insomma, è sempre più apprezzata. L'Helvetica è un font che mi piace molto, ad esempio l'Helvetica Now, quello che hanno fatto nel 2019, mi piace molto, e nel 2019 non uso più l'Helvetica
quello lì, che non mi ricordo mai come si chiama, come si dice, Helvetica Neue, ecco, Neue. Non lo uso più, uso solo Helvetica Now adesso, con cui mi trovo veramente bene, perché tra l'altro sono anche, è molto simile, però è più, mi dà un po' più aria, e devo dire che mi dà anche più soddisfazione, perché è un fonte in cui mi fido di più, essendo un fonte moderno, io poi non sono molto legato alla carta, sono più legato all'elettronico, quindi app e siti web, e sono più contento quando effettivamente uso un font che può essere visto anche a caratteri molto piccoli. Però perdonami, magari noi abbiamo fatto una bellissima carrellata, abbiamo citato delle opere dell'ingegno, dell'arte, perché questo sono tutti questi font che abbiamo citato, ma cosa possiamo raccontare a un moderno designer type, non lo so, director, cose del genere, che deve, nel senso, non sarebbe più giusto dirgli, indicargli, guarda che ci sono tanti caratteri moderni, magari sconosciuti, però più attuali, che descrivono meglio, diciamo, la complessità della vita d'oggi, che se io adesso ho messo una chiave di ricerca semplicissima, tipo modern font, e mi sono venuti fuori tutta una serie di cose, la maggior parte delle quali sono chiaramente molto semplici, essenziali, bastoni, però ci sono anche cose un pochino più chiaramente disegnate. E sì, perché continuare a dirgli Helvetica, Perpetua, Frutiger, Gilsans, quando il mondo fuori è pieno di giovani intraprendenti type designer che fanno cose anche belle, insomma, interessanti? È una nostra tara mentale? No, per lo stesso motivo per cui c'è la gente che fa la coda a vedere il Cenacolo, a vedere la Mona Lisa. Bella anche se ci sono... Tu, Atos, sei un professionista che oggi lavora nel digitale, perché non devo più guardare la Mona Lisa, guardare solo i lavori di Atos? Non è che non devo fare una cosa e fare l'altra, devo farle entrambe. È una buona domanda che sì, non mi ero mai fatto prima. Comunque sì, colgo l'occasione, giustamente. Allora, io credo che sia importante, allora, oggi abbiamo riso un po', vi ho raccontato alcuni aneddoti curiosi, però credo che sia importante per ogni designer studiare il perché e per come dietro la grafica dei caratteri, perché se sono state fatte determinate scelte. Ad esempio, il Baskerville ha avuto la grande intuizione di, per creare i punzoni, di non creare più, non usare più degli strumenti a taglio, come si faceva fino alla sua età, e di usare degli strumenti a punta. Questo gli ha permesso di poter creare un design molto particolare, che gli altri non riuscivano a fare, perché gli strumenti a taglio non riuscivano a incidere i punzoni in un modo così tanto, mentre con gli strumenti a punta ci metteva di più, però riusciva ad arrivare fino a là. Capire alcune scelte è fondamentale, come capire ad esempio la filosofia che c'è dentro alcuni font. Voglio essere onesto. Il Times, io considero il layout del Times volgare. Perché volgare? Perché è un font che se tu lo guardi l'istato del font, quindi l'alfabeto, non ti trasmette niente. Eppure so che è un font più usato al mondo per quanto riguarda i graziati. Quindi ho questo contraltare, e questo contraltare io non lo risolvo se non vado a capire perché il Times è stato fatto in quel modo lì. È il complotto è stato dei poteri forti, il motivo per cui è il più usato al mondo, cioè un po' come... Oppure no, Morrison è morto, per cui... anche se aveva potere politico è morto, quindi non conta più. No, nel senso, capire perché è stata fatta quella scelta lì. Perché, ad esempio, il Bodoni ha avuto l'eccezionale idea di ridurre al minimo le curvature nelle grazie e di accentuare le grazie orizzontali, i tratti orizzontali, diversificare i tratti orizzontali da quelli verticali. Il Didò ha detto... Io non le riduco al mio, io le elimino proprio, cioè nel senso che per me la curvatura nella grazia non esiste, esiste solo la squadrettatura. Oppure alcune scelte, come ad esempio la scelta del Garamond, che oggi sembra veramente ridicola, però quella di utilizzare l'italico insieme al tondo. Oggi sembra una cosa ovvia e stupida, ma all'epoca ha fatto discutere tantissimo. Questa gente che si vedeva un carattere italico non capiva perché era un carattere diverso dalla parola di prima.
queste scelte qua che sono molto molto importanti nella scelta di un carattere. Poi a te piace l'universe, a me piace il Frutiger, a uno piace l'Elvetica, va benissimo, nel senso che se la composizione ha senso, non c'è una composizione bella o una brutta. Prima ho detto, si parte sempre dal fine ultimo. Qual è il fine ultimo? Fare una composizione che trasmetta il messaggio. Il modo in cui lo trasmette, inevitabilmente il grafico è coinvolto, inevitabilmente, non ce n'è. Per quanto uno voglia stare nella filosofia di Morrison, l'impronta del grafico emerge, perché è impossibile. Però uno può anche dire, ad esempio, quando è nata la legge, la legge europea per la privacy, qualche anno fa, cosa è stato, il 2016-2017, io me la sono letta e ho scaricato questo PDF che c'era la bozza, c'era online la bozza di questa legge europea, la GDPR. E ho scaricato questo PDF per leggermela sull'iPad. E mi ricordo che il PDF era con un courier. Ecco. Anch'io mi ricordo solo quello, in effetti, non ricordo altro di quello. Io sono una fan del courier, ma non lo userei mai per scrivere un documento. Adesso io vorrei prendere quello che ha scritto, quella cosa, il courier, cioè, e ucciderlo. Magari non da piccolo può. Usava la macchina da scrivere, cioè può esserci un motivo sentimentale, non lo so. Magari ha voluto fingere di averla scritta con la macchina da scrivere, con la vecchia Olivetti portatile. Allora, secondo me, ogni grafico dovrebbe rileggersi la cosa quella frase di Morrison, e basta che la cerchi in rete, si trova, anche su Wikipedia c'è scritto, e riflettere. E riflettere su che cosa è il ruolo del grafico, cioè che cosa comporta, dove si vuole andare, perché facciamo questo lavoro e soprattutto perché delle volte cerchiamo di imprimere il nostro stile e qualche volta no. E poi da lì, una volta che uno si è fatto la risposta, che non è una cosa affatto semplice da fare, io ogni tanto mi rimetto in discussione, da lì partire su tutte le altre considerazioni, ad esempio alcune considerazioni. Cioè, uno dei nostri peggiori difetti, quando io non sono proprio un grafico, però l'ho fatto in passato e ogni tanto ritorno a farlo, il peggior difetto è che tu vai in giro, vedi una cosa e dici, ma questo com'è? Cioè, ma questo qua? Ma l'hanno pagato per fare questa roba? Fa schifo, eccetera. Però, in realtà... l'umarell, capito, della grafica. Si ferma davanti a un'insegna... Questa poi mia moglie mi prende anche in giro, no? Perché cade. Io ogni tanto camminiamo, mi fermo e dici, cosa stai guardando? No, ma quel carattere lì. No, questo non regge. Questo l'hanno fatto, ma guarda, questo crolla domani. Però bisognerebbe capire quel lavoro lì che è stato fatto in quel modo, che piace o non piace, bisogna vedere tutti i fattori. Che cosa gli ha detto il cliente di fare? Quanto qual tempo è il gli brief? Se gli ha detto, guarda, tu, ad esempio, io mi ricordo che quando lavoravo in tipografia in pre-produzione, arrivava ogni anno, verso novembre, arrivava un prete e mi portava il calendario che lui aveva fatto, mi sembra, con Corel Draw. Questo calendario non si poteva vedere. E tra l'altro il file non si poteva vedere. Il famoso frate indovino, che tu l'hai rifatte tutte tu. No, non era frate, era, cioè, non potevi neanche modificarlo, non potevi toccarlo, non potevi farlo. No, il punto è che questi file, noi abbiamo comprato, in tipografia, abbiamo comprato Corel Draw solo per lui, per poter aprire i suoi file. E il punto è che neanche con Corel Draw si riuscivano a aprire, perché chissà quanti file ci metteva dentro. Allora io gli dicevo, guardi, per sicurezza, lui veniva là col CD tutto orgoglioso, gli dicevo, per sicurezza, lei mi faccia anche una stampa, anche in bianco e nero, in A4, non importa, me lo sappiamo, di tutte le 12 pagine. Che bene, io riconosco. Va bene, va bene, va bene. E io ricevevo la stampa e il CD non l'aprivo neanche. E lo rifacevo. Mi rifacevo il layout. Poi gli dicevo, questa font non si può stampare, questa non si può stampare, questa non si può stampare. Lui non è che era tanto contento, però un po' se la metteva via, perché capiva che effettivamente c'erano anche tre cose. E quel calendario lì, in tutta onestà, anche se l'avevo composto io in base al suo layout, mi vergognavo, perché faceva di uno schifo proprio. Però lui era contento,
lui era contento come un bambino, perché lui, cosa diceva? Lui lo stampavamo tipo in 500 copie, poi lui lo regalava ai parrocchiani. Ma lui diceva, l'ho fatto io, perché nella sua testa l'aveva fatto, cioè, lui. Il progetto magari è suo. Va anche bene. Quindi, se fare contento lui significa fare questa cosa, che probabilmente io andrò all'inferno per quella cosa lì che ho composto, allora sono contento, perché anche se non si può vedere... Sì, perché un po' tutti i grafici lo pensano, se io faccio questa roba qua vado all'inferno. Se c'è un no, ma... quando sei lì che decidi penso... fra ottica e metrica, chissà cos'è che non mi fa andare all'inferno. Ci troveremo. È un po' come i disegnatori che fanno le commission NSFW, Not Safe for Work, che ogni tanto appaiono delle richieste che sono oltre il... Ci troveremo tutti in un girone apposito. E a proposito di disegnatori, io devo assolutamente ringraziarmi Fernando Caretta, che è quello che ha fatto la caricatura che avete visto nel poster. Sì, sì. Che è bellissima. Che Fernando è straordinariamente bravo, devo dire che è straordinario, e tra l'altro è anche una persona deliziosa, veramente bravissimo e delizioso. Mi piace tantissimo collaborare con lui. Adesso non ci vediamo tanto, tra l'altro quella cosa l'ha fatta penso un anno fa, poi con la pandemia non ci siamo più visti, ma devo dire che Fernando, se sei online, penso sì, mi piace tantissimo, e anche loro, non so se sono a destra, a sinistra, a sud, insomma, è piaciuto anche a loro. Sì, sì, assolutamente. Ecco, Fernando Caretta è il nostro Gil Sans. È molto, molto, è stata veramente una live fantastica questa, veramente fuori dalle nostre abitudini. E volevo puntualizzare un paio di cose. Una tristissima, che è molto tecnica, insomma, per chi ci lavora su queste cose: tra un paio d'anni la Adobe cessa il supporto per i PostScript tipo 2. Quindi niente, dobbiamo buttare via tutto, ragazzi. E tra l'altro Atos su Facebook ha dimostrato una moderata preoccupazione per la cosa. Sì, 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 ma non voglio assolutamente adesso farmi riprendere dolori al fegato. E l'altra, che in effetti sì, magari... Non so se è il caso adesso di aprire questo argomento, ma probabilmente le soluzioni software ci sarebbero. Ma in effetti ci sono dei problemi nell'uso dei font, nel desktop publishing, che non sono mai stati del tutto risolti. Se io vado a editare un documento che è stato fatto con dei font che non ho io nel mio sistema, non posso usare quei font. Quando io esporto qualcosa, i font vengono inclusi nel documento PDF, chiusi lì dentro, a chiave, dovremmo dire, e io per usarli dovrei avere l'autorizzazione, perché poi sono i font sono anche sì, la questione tecnica dei font è sempre stata un po' fumosa, bisogna dire questa roba qua. È sempre stata un po' fumosa, e ad esempio non nego che io negli anni ho visto passare i font come fossero caramelle, e mentre le licenze io non ho visto nulla. Assolutamente no. Ma non c'è, cioè, non nel senso che poi i font si acquistano, ma non è tanto quello, perché uno può acquistare tutti i font che vuole, poi gli arriva lavoro dall'esterno dei font che non ha, giusto, e dovrebbe acquistarlo. Sì, esatto, allora esatto. La cosa da fare è chiamare il cliente e dice: ma allora questa è una problematica non del tutto risolta, diciamo. Sì, sì. Ma non credo a livello che non si potrebbe a livello tecnico, è proprio per un problema di copyright, problemi di... Sì, perché c'è il diritto d'autore dentro, eccetera. Sì. Poi secondo me i font costano anche troppo, questo lo dico, i prezzi che ci sono dei font... Ce ne sono certi che costano veramente parecchio. Costano tanto, poi mi rendo conto, anche prima abbiamo visto il lavoro di Charles Nix, poi 44.000 glifi disegnati. 40.000, si è detto, più di 40.000. C'è un lavorone dietro, mi rendo conto, ma commercialmente alcuni font secondo me non giustificano il prezzo, perché poi uno compra sto font e non sa quanto lo userà, magari lo usa per un lavoro e poi posso mica spendere 5.000 euro per un lavoro che mi pagano 1.200 euro, nel senso, no. No. Oppure si potrebbe fare un altro modo, come ha fatto ad esempio la scelta di Google, che è comprensibile. Tutti i computer che permettono di creare i lavori vengono venduti con un solo font,
Quindi quelli che lavorano, che fanno questo lavoro, se li comprano, li usano. Gli altri no, non ce l'hanno quel font, tutti gli altri font. Quindi, quando ti mandano i lavori, te li mandano con l'unico font a loro disposizione. Che è una tecnica un po', diciamo, insomma, da Gestapo, però che spesso per i clienti servirebbe. Gli raddrizziamo un attimino. Noi stiamo trattando in una delle, ragazzi, io prossime... vi devo salutare me. Perché ciao, fatta, come al solito si è fatta una certa, e c'è il cane che non l'avete sentita, ma mi sta chiedendo di mangiare da parecchio tempo, sta urlando, bau! E ho dovuto mettere muto per quello. Federica, un cerneco dello Cerneco, guarda, prensile, aspetta, eccolo qua. Cerneco prensile, eccola. Che è la sua, è incredibile, questo cane è più elegante di un font ottima, è veramente, sembra disegnato, cioè, era per farvi vedere che effettivamente era lì che mi stava facendo le poste, è non fantastico. Stavo dicendo una bugia, si stava inquietando, è il cane più elegante. No, volevo ringraziare Matteo perché io uso i font a sensazione, perché non avendo mai studiato grafica li uso nel lavoro, ma cercando di capire dove sto andando così, tipo a tentoni, ed è stato molto interessante sia la parte adesso più tecnica, che ha riguardato il come, stavo ricordando il come scegliere un font, ma soprattutto la parte degli spettaculess, che sono stati fantastici. Sì, impagabili. Che magari impagabili, ricordarti di una grafica, cioè, perché quello ha ammazzato la moglie. Esatto. È bellissimo, cioè, non vorrei mai usare un font di un omicida. E chi se lo scorda più? Anche se non abbiamo risposto alla domanda che sicuramente coinvolge tutti quanti fin dall'inizio, cioè, cos'è quella lampada che cambia colore continuamente dietro la testa? Infatti, me la sto vedendo anch'io, no, aspetta. Aspetta, prima sapere questo, poi vado. È qualcuno che suggerisce. È una lampada Nanoleaf, la marca si chiama Nanoleaf, e sono, non è una lampada sola. Ogni Bang cubetto è un, vedete che è anche sensibile, ogni cubetto è una piccola lampada che si incastra con l'altra. E si possono pilotare, una volta installate, si possono pilotare tramite smartphone o tablet. E c'è la recensione su Mac City, se volete cercare Nanoleaf su Mac City. Matteo, devo dire che però perso è una nella tecnologia. Cioè, è una lampada molto bella, però un po' cara, perché ognuno di questi quadratini qua costa più di 20 euro. Quindi non è proprio economico. Sto sfoggiando 80 euro di roba, ho capito. Sì, se vai nel sito, c'è un muro intero che però... Ecco. Sì. Io gliel'ho proposto al mio reparto acquisti, ma il mio reparto acquisti ha detto no. Ha risposto in maniera un po' scurrile, che ho capito che comunque era un no. Ha intuito qualcosa. Ciao Fede, buona serata. Ciao ragazzi, Federica. Buona serata. Ciao ancora, grazie. Niente, io vi avverto che sicuramente stiamo trattando per una prossima live con una... parleremo di calligrafia a mano. C'è un nome un pochino più elegante di questo, ma non mi lettering. Ricordo. Lettering, molto bene, fatto proprio a mano. E niente, se vogliamo un pochino, se vuoi dire qualcosa di più. In realtà calligrafia è un po' più bello di lettering, scusate, calligrafia sì, è più bello. Io ho capito, cerco sempre il termine inglese per darmi un po' di aria. C'era una rivista negli anni 90 che si chiamava appunto Calligrafia, ed era una rivista bellissima, era orizzontale, e io l'ho trovata, Alessandro Scavizzi, che era quello che mi ha insegnato un po' questo lavoro, ce l'aveva, credo che arrivasse in abbonamento. Io l'ho trovata da Feltrinelli a Padova, un paio di numeri. Però era una rivista veramente bella, ed era tra l'altro una rivista che oggi non si potrebbe chiaramente più fare, perché oggi tutte le riviste sono figlie del commercio. Quella rivista sembrava fuori dai tempi, camera di commercio. Trattava argomenti che non erano popolari, nel senso parlava di caratteri, ma parlava anche di calligrafia, quindi come si scrive, l'uso del pennino, perché alcune scelte, trattava alcuni designer. Ma sono argomenti che oggi, ad esempio, nessuno comprerebbe una rivista del genere, chiaramente. Infatti anche all'epoca era veramente di nicchia e andava su, credo su abbonamento, perché in realtà non si trovava in edicola. Sì, era una rivista veramente bellissima, e mi dispiace tantissimo che non esista più. Era una rivista fatta veramente con amore. Poi un giorno parleremo di quei
caratteri di quei font fatte, come diceva Antonio Filigno nella sua live, che sembrano disegnati da uno psicopatico, tutti fatti con molto free, molto script, molto umano, cioè. Io ho tutta una serie di commenti, ma... C'è ancora del gossip, però è un gossip un po' pesante. Dici? Come pesante? Sì, hai ragione, molti documenti statali usano il Corriere. No, non vero, quello! È molto pesante, hanno delle linee guida con dei caratteri, tra cui il Corriere. Purtroppo non è colpa nostra. Quello Marco dopo. Invece ci saluta e dice, ma a proposito di gossip, io mi sono collegato tardi, quindi non lo so. Ma avete parlato di Ghita, la pratica di incesto, portare avanti con le sue figlie. Ma è peggio di te, vedi, quindi quante cose impari. Spero non ci bannino da Facebook. E che poi Gianluca ha aggiunto un'altra cosa ancora più creepy, anche esatto. Col cane. Ecco, no, io queste cose non volevo dire la cosa sulle figlie. Non c'è stato problema, l'ha detto Goran. Cioè, no, l'ultimo è molto carino. Roberta ci riporta un attimo un pochino più di serenità. Matteo, un libretto di mia madre con le nozioni di calligrafia, che era una materia scolastica. È vero, era una materia scolastica nel dopoguerra, ma anche penso prima della guerra, era una delle materie su cui ti mettevano un voto sia alle elementari che anche alle superiori. Ma è chiaramente un'arte che adesso è diventata molto di nicchia, la calligrafia, un'arte bellissima, però chiaramente con le tecnologie moderne è economicamente poco sostenibile per quanto riguarda il commercio, dove ci sono i budget maggiori. Detto fatto, credo che un calligrafico oggi si possa divertire ancora tantissimo e dare tantissimo al mondo della grafica. Io ho visto lavori veramente, ma anche banalmente su Facebook, non mi ricordo, forse qualcuno l'hai condiviso tu, Atos, vedete che su un foglio bianco si mette là e senza mai sbagliare niente fa dei capolavori. Sì, è questo che ti uccide lentamente. Io neanche in Illustrator, facendo 100.000 modifiche, riesco a farlo così bello. A prendere quel nodo e spostarlo 20 volte, tanto per tutte le volte non trovi il punto. Però a proposito di libretti, visto che io sono l'archivista qua situazione, posso sfoggiare questo carinissimo... Bello. Questa è una cosa piccolina. Io viaggio per le bancarelle dell'usato. Facci vento. Così. Aspetta, Sì. Bello. Bello. Anche qui si traspare l'amore, vedi, per la stampa. Assolutamente. Sì, poi c'è anche la parte sui punzoni, sulle cose varie, molto... È veramente bello. Devo fare una domanda, Veronica, su questo libro qua. Dimmi. Quel libro là ho visto che ha la costa interna è molto stretta. Hai capito? Io ho avuto lì... No. Lo spazio interno? Sì. No, dove c'è il testo? Aspetta, Ok. Ok, ci siamo. È molto stretta. Io, leggendo libri del genere, ho sempre avuto il problema che li leggo e poi si spezzano a un certo punto. Anch'io. Tutti noi. Dipende anche dalla fattura del libro, in realtà. Sì, dipende dalla qualità che... La maggior parte sono brossurati, quindi sì, se lo leggi troppo ti si spezza. Però questo è in filo refe, quindi è più solido rispetto a quello incollato. Signori, è stata un'esperienza, devo dire. La prossima volta faremo qualcosa sui font, non lo so, a livello pratico. Sono riuscito a non farti mostrare nulla di tutte le schede che avevi preparato in PowerPoint. Ma era così bello sentir parlare di queste cose. Ma infatti, è stato illuminante. Devo dire che io sono ancora molto emozionato di stare qui, nonostante il mio lavoro sia stare a fare streaming, però insomma qui è stato molto molto divertente, sono molto contento. Perché ti capisco, chi non lo sarebbe al tuo posto di essere qui in casa Waco, ma hai tutta la nostra comprensione. Con noi matti.
Che poi, siamo sinceri, è anche difficile parlare di queste cose con qualcuno, perché poi non è che vai fuori a mangiare la pizza. Ma devi fare come Goran, che gli tocca andare in Inghilterra per parlare e sbronzarsi con... Sbronzarsi, perché il primo che trova, chiaramente, dice no, adesso ti offro da bere, minimo. Perché parlare di Fonto non è proprio la cosa, come dice lui, che quando esci a mangiare la pizza ti viene in mente. Sì. Quando orecchi, no? Di cosa parlano i tuoi vicini? Il ristorante? Però è bello quando trovi la persona come te che va in giro e guarda i cartelli e riconosce i font, e guarda gli spazi e guarda il colore su colore, dici ma quello è... Cioè, no, no, dobbiamo andare via, in questo ristorante non possiamo mangiare. Ti senti meno solo, hai visto il menù? Hai visto il menù? Male. Con questo Kevin bisogna... io non posso andare. Vabbè, sul fatto dei menù tralasciamo, perché cioè... sì, è venuto così, ma io stavo per entrare dentro il ministero lì delle comunicazioni, ma chiaramente sono andato via, a quel punto no, non potevo. Cioè... dall'altro, io ho una grande fissa, da adesso, allora, questa cosa è un tarlo che ho in testa, e potrei spendere migliaia di euro andare dallo psicanalista, oppure fare uno streaming con Casa Wacom. In mano nostra, cioè. Io ho un grande tarlo. Allora, quando c'è una immaginate una parola qualsiasi, in un particolare font, il font, nella stragrande maggioranza dei casi, è particolarmente riconoscibile se io vedo il 50% superiore del font. Se invece vedo il 50% inferiore, il font presenta notevoli problemi di riconoscimento. Cioè io faccio fatica a capire che font è. Poi magari capisco se è un graziato, un bastoni, però non riesco a introdurlo del tutto. E mi sono sempre chiesto perché. Il perché non è tanto nel design, perché sicuramente ci saranno delle regole, ma perché questa cosa funziona con tutti i font. Cioè come ha fatto il Garamond a dire al Bodoni, mi raccomando, la parte sopra falla più ricca. Non c'è. No, penso sia una questione percettiva nostra, neuropsicologica, no, ci vuole lo psichiatra, credo. Sì. Non saprei dire. È tutta questione di gestalt anche lì. Alla sì, fine, sempre quello. Di gestalt ci sta sempre bene, poi assolutamente non la toglierei. Tu la metti dentro, va sempre bene, fa subito designer. Ragazzi, abbiamo passato le 2:20, è carino andare avanti. Povero Matteo, l'abbiamo sequestro di persona oggi. Sì, dai, ti lasciamo adesso a studiare il gossip degli altri font designer del Novecento, o degli anni zero, non lo so. Dovrebbe fare il novella 2000 dei type designer. Ma lo faremo, la strada è buona. Poi, ma soprattutto io vorrei veramente che ci alzassimo tutti in piedi e ringraziassimo Gianluca, perché Gianluca, ora non so quale delle sue citazioni mettere in risalto. Gianluca Santoro è stato il nostro notaio, no, dietro le quinte, il nostro è veramente contraltare. E Goran con i suoi aneddoti. Goran, che infatti ci dice esatto, noi siamo d'accordo. Allora, signori, ci troviamo il prossimo venerdì, ritorneremo nel mondo dell'illustrazione, ma un tipo di illustrazione particolare, il ritratto, proprio il ritratto, il momento della magia in cui un ritrattista riesce a catturare le tue tratti fisionomici e riesce a riprodurli con una maestria incredibile. Avremo a che fare con Gianni Inky John, il suo nickname, per cui è famoso in tutto il mondo, Mucci, lo conoscono solo a Termoli, ve lo diciamo. E quindi niente, salutiamo Matteo rimane fra di noi, che ci grazie davvero privato, grazie tra poco, e ragazzi vi salutiamo tutti quanti, è stato veramente particolare, bello, carino, mi piace, lo faremo ancora. Ciao a tutti. Ciao.